fanno niente. Annullato. Eccoci qua, ciao. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati. È appena partita Torino-Bologna, gara importante, ma gara molto più importante in chiave derby, quella che ha visto vincere la Spala oggi contro la Roma per 2-1, ma poi ne parleremo. Ovviamente, cari ragazzi, stasera processo alla Fiorentina dopo il 2-1 di ieri sera a Cagliari, che chiude definitivamente la porta dell'Europa attraverso il campionato con Stefano Ballerini, Firenze Viola Super. Buonasera a tutti, Stefano. Buonasera, ben ritrovati. Gabriele Caldiarol, lavoroviola.it, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Buonanotte. Tommaso Mattei. Ciao Tommaso. Stefano Mattei. Ogni tanto vi ribattezzo. Lucia Petraroli, buona ciao. Buona serata a tutti. Greta Beccaglia, impostazione Mail e News, ciao. Ciao Giorgio, per interagire con noi a tuttogol@toscana.com o tramite SMS e WhatsApp al 342 19 71 871. Le formazioni di questa sera per quanto riguarda Torino-Bologna: il Torino con la coppia Zaza e Belotti, mentre il Bologna Sansone, Soriano e Orsolini a ridosso di Palacio. È stato appena annullato un gol al Bologna per fallo di Lianco su Sirigu. La prima conclusione della partita del Bologna era finita in gol, ma invece rimaniamo sullo 0-0. Parto da Stefano Ballerini perché è il più barricadero. Mi dica tutto. Addio all'Europa? Assolutamente sì. Senza ombra di dubbio. È il momento di incominciare i processi? Allora, siccome anche ieri io ero a Cagliari, però io ho fatto solamente la mix zone, non ho fatto la sala stampa, perché o fai uno o fai l'altra, la sala stampa la si duplica, la mix zone no. Siccome non ho sentito pronunciare né fare domande del tipo allora Pioli, vogliamo dire la parola fine, la dice lei, lo diciamo noi. Guarda, fra 5 minuti te la faccio sentire in diretta. Ecco, allora, il problema è che siccome c'è un'ultima porta da cercare di tenere socchiuso il più a lungo, sarà una porta che si riaprirà per la partita il 24 di aprile, per cui c'è tutto il tempo che vogliamo. Cominciare a fare un processone no, ma cominciare a fare dei calcoli, delle lucubrazioni, delle tirare piccole considerazioni. Tirare della righe? Assolutamente sì, perché al di là che si possono perdere anche certe partite, ma questa è stata la più brutta Fiorentina dell'anno. Non tirare in porta per tutta la partita fino al destraccio destrorso di Muriel e poi dover vedere il gran gol di Chiesa, che poi si è caricata la squadra sulle spalle negli ultimi 3 minuti più i 4 di recupero, dove ha giocato solo lui, è una cosa impossibile, cioè tu non puoi. Lui ha giocato anche solo per quei 7 minuti, perché prima non l'avevi mai visto. Prima non si era mai vista. Prima non c'era nessuno. Assolutamente. Per cui qualcuno si dovrà prendere questa responsabilità, qualcuno dovrà dire assolutamente. Biraghi ha detto: siamo arrivati a un bivio, dobbiamo rimboccarci le maniche. Vantaggio del Toro. Ho sbagliato gol subito. Quello lì. Per dire la verità, ne aveva sbagliato un altro clamoroso al quarto. Belotti a porta completamente sguarnita. Capito? Per cui qualcuno dovrà prendersi qualche responsabilità pesante. Non siamo nemmeno a quel settimo posto ipotizzato da Andrea Della Valle alla famosa staccionata di Moena. Siamo al 10° posto. E io con dei colleghi sardi, gentilissimi, accoglienti, rispettosi, gente da portare così, va detto, a differenza di altri. Assolutamente, ho detto: scommettiamo che questo Cagliari ci ripiglia in classifica. Cagliari a 30, Fiorentina a 36. Lascio altri le ardue sentenze. È tempo di tirare le righe? Assolutamente, guarda, tempo di processi. Io ero ieri sera dopo la partita, ero felicissimo di sapere che stasera sarei venuto qui. Non ho voluto scrivere su Facebook come fanno ormai molti, non ho voluto dire niente pubblicamente perché aspettavo di dirlo qui. Io credo che non è che bisogna fare un processo, bisogna fare una corte marziale. Adesso è arrivato il tempo di dire basta a questo buonismo. Ti lascio andare, perché però specifica buonismo da parte di chi e di dire te lo dico, ti dico tutto: di stampa, di tifo, di ogni componente che ruota intorno alla Fiorentina. E faccio un'analisi brevissima, ma dammi 2 minuti. Abbiamo tutta sera. La mia grande mamma diceva, essendo di Lecce, della capu infetisce lupisce, ovvero il pesce inizia a marcire dalla testa.
Quindi è chiaro che il riferimento mio è alla famiglia della Valle, che è bene in tutti i modi che provi e che rientri in pianta stabile, o che pure dica chiaramente che la dismissione è in atto, che non c'è più interesse, e sia chiara una volta per tutte. Pioli, basta ragazzi, Pioli si è difeso un anno intero, tutti i giornalisti, tutti i miei colleghi a dire povero Pioli, ma lui che deve fare? Pioli ragazzi è un allenatore che doveva essere esonerato dopo la sconfitta interna con il Parma, una società che aveva delle ambizioni, dopo quella sconfitta lo doveva esonerare. Ha rovinato Milenkovic, Milenkovic l'ha rovinato a fargli fare 2 anni il terzino, uno dei più forti centrali in Europa. Sta rovinando altri calciatori come ad esempio Veretout, che era un incursore alla Benassi, l'ha fatto fare il regista. Non puoi schierare Norgard, piuttosto gioca te. Non puoi schierare Norgard. C'hai Dabo in panchina, meglio Dabo di... Hai visto quando è entrato ieri che ha cambiato un pochino la cosa. Poi ci lamentiamo di Chiesa. Chiesa se ne andrà, ma cosa deve restare a fare un ragazzo che ha quelle capacità calcistiche in una squadra che non riesce a superare la metà campo contro il Cagliari per 88 minuti? I tifosi, invece di dire devi morire a un povero signore che è morto allo stadio di Cagliari... Non ci sono... No, vabbè, parole. Veridicità. Non ci sono veridicità, ma invece che pensare. Che siano in 10, che va bene, ma invece che pensare anche uno sarebbe stato a quelle cose, certo, o ad altre bischerate, facessero i tifosi fino in fondo. Cioè? Vadano sotto la sede della Fiorentina in maniera civile e facciano capire che questo atteggiamento Firenze non lo merita. È già avvenuto il colloquio, si sta parlando ragazzi, di un mese e mezzo fa. Ma in che calcio non siamo finiti? Non credo che a breve lei della Valle... Scusatemi, ma in che calcio siamo finiti? Nel calcio dei colloqui. Io il colloquio lo fisso col direttore della testata dove vado a lavorare. Ma io tifoso... Prendo un appuntamento per un colloquio, io prendo i miei. Però non per sfatare una lancia in favore della Valle, perché ovviamente tutto quello che hai detto ovviamente ha una sua base, Tommaso. Suo perché? Il suo perché, assolutamente sì. Però come sappiamo, insomma, ormai le proprietà, diciamo, che sono italiane, ormai si contano sulle dita. E voglio dire, per esempio, la Roma, che questa serata ha visto con Ranieri una sconfitta pesante per mano appunto della SPAL, ha come proprietario, insomma, un presidente che vive in America. Quindi voglio dire che probabilmente non si sogna neanche di andare ad incontrare i tifosi della Roma. Quindi questo, ecco, la vedo una strada piuttosto difficile da percorrere. Però rimane il fatto che la Roma avrà Pallotta in America, però ci aveva Baldini prima, ci aveva Monchi, c'ha Baldini anche ora. Comunque ci sono degli uomini forti. La coppiata con Gnini Corvino, vi invito a vedere quello che ha fatto negli ultimi anni. Siamo a ridosso dell'annata di Mihajlovic, 13° posto. Siamo a ridosso di quello, e vi dico io, se continua così finiamo 13-14. Infatti, detto questo, è già partito il tormentone, no, Giorgio, del fatto che basta dire che ad oggi ragazzi, ma basta con Pioli, siamo sempre in decima posizione, tra l'altro quelle dietro di noi ci stanno ovviamente avvicinando, e la campagna acquisti fatta dalla Fiorentina, con la quale sono stati spesi 40 milioni a frutto di giocatori che, insomma, molti di questi non sono stati neanche impiegati, lo stesso Norgard, proprio come diceva Tommaso, 3 milioni e mezzo l'acquisto del giocatore, 1 milione e 4 lo stipendio spalmato per i 4 anni, e da lì ci viene anche da pensare, forse poteva essere stata fatta un'offerta migliore a Milan Badel, che magari ci dava quella sicurezza, no? Perché comunque si parlava di un contratto che non poteva essere alzato, e invece di fatto poi si è preso un giocatore e non è stato praticamente mai utilizzato. Esatto, quindi voglio dire, per 1,4 milioni spalmato in 4 anni si poteva rivedere comunque un contratto. E sono stato in silenzio. Ti iscrivi alla posizione un pochino più morbida di Lucia o a quella decisamente barricata? Ha sorpassato sulla destra Ballerini stasera, Tommaso. Allora, diciamo che il pensiero lo divido, però in modo sbilanciato. Sei a favore di Tommaso? Cristiano. No, direi di no, perché anch'io sono molto deluso e amareggiato da tutto, obiettivamente, perché la Fiorentina, seppur nei primi minuti aveva avuto un approccio, come di fatto aveva avuto sempre in questo campionato, propositivo alla gara, poi dopo si è lasciata inghiottire da un Cagliari che a centrocampo ha realmente vinto la partita. E mi baso su un'analisi tattica.
Il centrocampo del Cagliari portava con Ionita, Lico Giannis, Barella e Cigarini un centrocampo molto muscolare. La Fiorentina si è presentata di contro con Norgard, appunto già analizzato perfettamente da Lucia e da Tommaso, con Benassi che è un incursore di fatto e con Gerson riportato a centrocampo, è totalmente avulso da qualsiasi... Mi ridici di centrocampisti. C'è qualcuno che ieri sera avrebbe giurato mano sulla Bibbia di non aver visto né Gerson né tantomeno Norgard in campo, né Benassi che... No, ma Benassi lo sappiamo, non l'avrei mai giurato, però io mi puoi ridire i quattro... Cigarini, Barella, esatto. Iannis, Ionita. Allora, vi rendete conto chi ci ha preso a pallate? No, appunto, però dico... Lico Giannis. Vabbè, allora, Barella lo, magari lo metto. Barella lascialo. Barella lascialo. Lico Giannis. Gli altri sono normalissimi. Normali. Mestieranti. No, ragazzi, però mestieranti muscolari con, diciamo, l'acqua alla gola, perché sono chiaramente invischiati nella lotta alla retrocessione, che in casa avevano già fatto 24 punti sui 26... Ottavi. Sui 30 che avevano a disposizione, insomma, i punti in casa sono ottavi. Ecco, quindi voglio dire, ragazzi, João Pedro non segnava da 3 mesi. Ma lui aspetta la fine. Noi siamo quelli che li lanciamo sempre molti, tre mesi e c'è Pitelli, primo gol in questa stagione. Lico Giannis era all'esordio, così come calciatore. Ragazzi, abbiamo fatto una figura veramente barbina. Ma vorrei dire anche un'altra cosa, si è parlato anche... Rinfocoli o spengi? No, rinfocolo, perché secondo me le dichiarazioni di Pioli, che ovviamente come dice lo stesso Tommaso, siamo un po' sempre a protezione, no, di questa squadra dopo quello che è successo purtroppo nella scomparsa di Davide Astori, però di fatto dobbiamo anche mettere sul piatto quello che è stato l'andamento della squadra. Quindi trovo che le parole di Pioli, e mi hanno molto stupito nel post-gara appunto della Lazio, quello che è stato appunto il suo eco sulla sua permanenza o meno a Firenze, secondo me abbiano talmente risonato che probabilmente anche sul campo e sulla squadra questa cosa si possa essere risentita. Ieri sera, perché guarda, hai detto la squadra era completamente spenta. Sembrava che avesse... Mollato. Fosse servita da sì, sì. Cioè, molla la testa, molla, capisci? Sì, quindi bomba, libera tutti. Ma perché parla Pioli? Perché ti dice queste cose qui. Noi abbiamo estrapolato 50 secondi a domanda specifica di come devono essere state interpretate le sue parole post-Lazio. Lui risponde in questo modo. Vi anticipo già che l'intera conferenza stampa di ieri sera dopo Cagliari ve la proporremo in chiusura di trasmissione, così anche voi che magari non l'avete vista, non l'avete sentita, vi potete fare un'idea. Però adesso ascoltate questi 50 secondi dove lui dice che cosa intendeva dire con "ho già deciso". Ascoltate. Oddio. Voi o tutti o quasi tutti avete interpretato "ho già deciso" sul fatto che ho deciso se andare via o se rimanere. Dopo 2 anni io ho deciso cosa mettere sul piatto, perché l'esperienza comunque 2 anni, dopo 2 anni finisse comunque il primo, tra virgolette, ciclo, tra virgolette, percorso, e ci sono state cose positive e cose negative che io devo assolutamente mettere sul piatto. Quando ci sarà il confronto con la società, ho deciso cosa mettere sul piatto, ho deciso cosa dire, non ho mai detto e mai pensato di aver deciso se andare via dalla Fiorentina, se rimanere alla Fiorentina. Allora, riassumo, l'audio dalla sala stampa di Cagliari non era bellissimo, ma riassumo. Innanzitutto Pioli traccia un confine nuovo, i cicli ora durano 2 anni, dopo 2 anni via. Beh, i suoi sono sempre stati di un paio di ma non anni, sono cicli in linea generale, no, sono, però, i suoi, sono i suoi, sono i cicli, esatto, di Pioli, i circadiani pioliani, sono, esatto, i lì. Poi, ho deciso che cosa mettere sul piatto. Voi che siete molto più esperti di me, mi spiegate qual è la differenza fra dire "ho scelto che cosa dire alla società" e dire "vado via"? Perché se hai scelto cosa dire alla società, ci sta che la società ti risponda "a me che me frega di quello che mi vuoi dire"? No, anche perché ricordiamoci che Pioli ha un contratto in scadenza da 9 mesi, cioè, lui ha anche rimarcato questa cosa, quindi probabilmente lui si aspettava in questi mesi che diciamo questo rinnovo fosse stato attuato. Cognini così lo non ha è stato. Cognini lo ha dichiarato, Cognini Pioli dichiarato sarà con noi anche l'anno prossimo. Permanenza. Però insomma ad oggi non è avvenuta. Alla famosa riunione, alla famosa riunione carbonara, ma la tavola rettangolare. La tavola rettangolare. Ma guarda, ma infatti tu... Io ora, commentate le parole di Pioli, lo attacco da un punto di vista tecnico, anche con la gara con l'Atalanta. Io
se ci ripenso, nessuno disse niente, ma quella scelta di mettere Dabo esterno di De, cioè sì, ragazzi, sì, roba lo dissi. Allucinante. Come sì, seguire Ilicic a uomo. Ormai a Firenze è tutto all'acqua di rose, tanto è grande Stefano, è tutto un amico mio, è tutto un magna magna comune che porta a questo. Allora, e Pioli, poverino, alla fine, perché deve parlare Pioli? E chi deve parlare? Corvino dov'è? Chi c'è? Cognini. Capito? Ma chi è che manda in campo la squadra? Sì, ok, ma qui si sta parlando di futuro societario. Sta parlando di futuro dell'allenatore. Perché Cognini e Corvino non dicono pubblicamente... Però scusate, allora, Cognini ha già dichiarato ha detto giustamente Stefano, tavola rettangolare, non coram populo. No. Sì, però poi per noi sarebbe già confermato. Punto, fine. Ecco. Però poi riportato il tutto nei giornali il giorno dopo. Ci disse chiaramente... Fu un'uscita improvvida, organizzata in maniera scandalosa. Sì, non dovevamo parlarne prima, non dovevamo mettere aperte virgolette e punti a Cognini. Ognuno di noi doveva dire la sua. Chi più chi meno l'abbiamo fatto. Lui disse chiaramente, fosse per me, era lui, e la proprietà, Pioli sarebbe con noi già da adesso. Punto. Credo, cioè l'anno prossimo, nell'ultimo... Sì, proprio anche senza l'Europa, così era stato detto. Allora, analizziamo la figura di Pioli, allenatore nonché barra uomo. È il più l'allenatore più, come si può dire, aziendalista. Più aziendalista che c'è sul mercato. È uno che non ha mai fatto anche quando andò a Milano e poi purtroppo partì benissimo e poi ci lasciò le penne. Non ha mai chiesto niente, non si è mai messo contro la società, ha preso ciò che gli viene dato. Certo. Ovviamente, voglio dire, il caso Norga, quando arrivò Norga gli si chiese a Moena, ma lei lo conosceva? No. Si dice sì, l'avevo valutato, avevo visto e con Corvino abbiamo pensato che poteva essere... Pensa te che accoppiato. Così, la risposta fu questa. La cosa che mi inquieta... Dovete mettervi però nella fattispecie, poi mi chiedo, che purtroppo dal lato campionato... Io lo dissi qui, fanno fede le registrazioni. Vero, vero. Per me la Fiorentina e l'Europa erano già due strade belle divise, perché a forza di pareggi non vai da nessuna parte e ogni domenica perdi due punti. Al tredicesimo pareggio la Lazio, perdonami, entrai Stefano, in sala stampa e stavo gridando fine dei giochi, game over e questa perdonami, su quel famoso confronto che avevamo fatto in studio a proposito di come arrivare, quanti punti mancavano all'Europa per la Fiorentina... Sulle gare, tu sei già indietro di un punto, perché avevi perso con la Lazio ma hai pareggiato, avevi pareggiato con il Cagliari e hai perso, sì. Quindi sei già indietro. In società credo si cerchi di mettersi in un angolo come chiusi in un clinch pugilistico e aspettare che la gragnola passi. No, aspettando che arrivi piano piano, settimana dopo settimana, la data del 24 per non... debilitare l'ambiente già più oltre quello che è già debilitato, perché credo... ieri sera il tuo campionato al 15 di marzo è chiuso. Scusami, e puoi andare in vacanza, prendere le valigie e andare come ci arrivi al 24 non in si questo sa stato? Non si sa, ci arriverai in campionato, faremo una fine barbina, ma anche moralmente come ci arriva una squadra al 24? Cioè, ci ragazzi, devi arrivare perché è l'unica porta che ti rimane da cercare di tenere. Ma ci arrivi in questo stato? Questa è una cosa a cui dovranno chiarire i responsabili di chi gestisce insieme a Pioli l'area tecnica, il direttore sportivo, Torni Cognini. Ecco, io volevo dire questa cosa. Secondo Andrea me adesso... dica qualcosa, magari lo dica anche il buon Diego. No. Diego presente nella giornata in cui si è ricordato Davide Astori, ma non c'è stato il contatto tra la proprietà e l'allenatore, quindi è stato comunque rimandato. Io credo che in questo momento le esternazioni Pioli siano dovute al fatto che forse lui si aspettava qualcosa di più. Assolutamente. Capisci? Ma vedi, il problema sia a livello suo personale che a livello, secondo me, di squadra, perché ovviamente si parlava di un obiettivo di settimo posto. Siamo, come dicevamo, al 15 di marzo e siamo in decima posizione, quindi ovviamente questo
questo score non potrà migliorare a netto della prestazione che abbiamo visto nella giornata di ieri. Su questo voglio essere un po' più brusco, nel senso che Stefano Pioli, no, deve anche fare un po' mea culpa, perché se l'obiettivo stagionale dichiarato era il settimo posto, valevole o meno per l'Europa League... Attenzione, lo ha dichiarato Andrea Della Valle, non l'ha dichiarato Pioli. No, Pioli ovviamente ha dovuto migliorare la posizione dell'anno scorso. Di conseguenza però, il settimo posto. A forza dei pareggi, tesoro mio, non va da nessuna parte, cioè nel senso... Forza dei pareggi di sconfitte. Sì, ora le sconfitte fino alla fine dell'anno ce n'era pochine, era il giusto. Ma si è perso delle partite, roba da rincretinire. Quella con il Parma è all'uscita, cioè vai a Milano, non la meritavi, la strappi, porti via tre punti, roba da rincretinare, ma ti potevano dare una spinta, no, un elastico. Più che altro sono quattro vittorie in 20 gare, cioè questo, diciamo, il numero che fa badare agli occhi. Mi sono intromesso, no, figuratevi. Concludendo il concetto, e Pioli adesso è al decimo posto con 13 pareggi nel suo tabellino, 7 sconfitte, peraltro l'unico record che può inseguire è quello dei 18 pareggi nella massima serie, totalizzato da Sarri nel 2013-2014 a Empoli e dall'Inter di Mancini nel 2004-2005. Quindi, chiosando, Pioli, se ha veramente un'umanità, una coscienza, un qualcosa da dire, non cerchi giustificazioni né alibi, anche nelle sue dichiarazioni, non mi piace. Voglio vedere l'uomo, perché forse l'unico uomo, diciamo, di chi sta dietro le quinte, perché la società non si fa viva né sentire. Corvino è... Ma Corvino dov'è? È segnalato a chi l'ha visto, ci faranno una trasmissione in Rai. Pioli è l'unico che si presenta davanti alle telecamere, ci dica una cosa chiara. Noi adesso faremo questo per arrivare alla semifinale di Coppa Italia, poi faremo quest'altro. Altrimenti si dimetta, perché un uomo con gli attributi come ritengo Stefano Pioli non lo farà mai, però a questo punto della società e della stagione... Però ora vorrei lanciare anche un altro tema, nel senso che ora stiamo facendo ovviamente il caso Pioli, no? Come se tutta la colpa fosse comunque solo e soltanto del tecnico. Abbiamo parlato della società, abbiamo parlato della dirigenza, però attenzione, abbiamo una squadra che, ricordiamo, l'abbiamo detto mille volte, la più giovane della Serie A, non solo di Europa. Ieri con Gabbiati affrontavamo qui in diretta nel post-gara la situazione proprio rosa, quindi vi chiedo anche a voi, questa squadra può essere migliore o raggiunto... Ma siamo una squadra mediocre. Come diceva Galbiati, ecco. Siamo una squadra mediocre. Quindi non è soltanto colpa di Stefano Pioli. Ma ti dico, c'è Norgard. Appunto. Laurini, ragazzi, abbiamo comprato Laurini, io ve lo ricordo. Detto questo, questa situazione è la stessa di quelli che un anno e mezzo fa dissero: Bernardeschi, vabbè, giocatore normale. E chi l'ha visto martedì sera contro l'Atletico Madrid, il giocatore preso nessuno, normale? Non l'ha preso nessuno. Chi, no, ditemi, è giocatore normale? Ma sì, ha voluto del tempo perché diventasse Lucia, a questi livelli. Basta . Queste difese. No, però ognuno ha il suo cammino, sì, questo voglio dire, ragazzi, no? Per l'amor di cioè, Dio. È la continua giustificazione. Abbiamo depauperato un patrimonio da quando si cominciò con Neto, passando per Marco Salonso, Marco Salonso, Bernardeschi, Quadrado. Lo stesso Vecino. Savic, Vecino. Arriverà Chiesa. Kalinic. Vanno via questi e arrivano Norgard, Miraglias, Ceccherini. Con tutto il rispetto, Ceccherini, no, grandi io credo italiano, l'esempio però più lampante sia vendere Ilicic a 5 milioni e comprare Essarik per 6,5. Quello penso sia l'esempio più che ci fa capire tanto. Questo, ragazzi, è il da Bo Edmilson Fernandez. Vabbè, Ilicic, è una squadra ora lo mediocre. Vediamo in grande spolvero, però cioè, lo sappiamo benissimo qual è la sua. No, benissimo. Miraglia, cioè, quello che dici, Lucia, è corretto. Però Essarik giocava in campionato francese, che rispetto al campionato italiano, levato PSG, Olympique Marsiglia, c'è un divario. Ricordiamo agli amici a casa, il mercato matura francese è stato incrementato vista la presenza appunto di Carlo Carlos Freitas, sì, che ha veramente dei buoni contatti, certo, con la Francia, quindi da lì però, vanno anche il mercato e gli affari. Insomma, sì, certo, ecco. Però non è Lucia, non possiamo vivere di Fali Ramadani e Freitas noi. Cioè, noi abbiamo fatto un'epoca di Fali Ramadani. Tutti quelli che venivano dall'Est Europa ce li dava Fali Ramadani. Ora abbiamo fatto il periodo dei francesi. Dabo, Essery, e qualcuno ci è andato anche bene, perché vero tu, insomma, voglio dire, sì, no? Vabbè, ok, ci credo. Su 10, uno, sì, cavolo, cioè, lo chiamerà, lo troverai. Cioè, quindi, io mi sono un pochino stancato di vedere questo. Anche perché, guarda, posso fare un discorso sociologico? Lo fai fra 30 secondi? No, che lo andiamo... faccio, no, lo faccio subito perché è brevissimo. Ci stai? Vabbè, sapete, no, che io ho un bimbo piccolo? Sì. Sapete anche che
nella classe di mio figlio la Fiorentina la tifano in 3 o 4. Su? 22. E gli altri? Inter, Milan, Juve, Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera. Ora, sembra una bischerata. Ma c'è anche questo dovere, come posso dirti, no, ora sociologico è troppo, però di cultura. È una disaffezione. Perché un bambino si dovrebbe innamorare della Fiorentina? Esatto. Ma i bambini si innamorano dei giocatori anche. Però cioè, se vedi Cristiano Bernardeschi Ronaldo. Si poi i bambini seguono il Lunda tifo del babbo. Se il babbo va a Livorno, o la Juve prende il pullman a Peretola e si fa portare... Però sai bene che... Variabili sono infinite. Però se il babbo si disamora, o comunque era un tifoso morbido e si disamora, un motivo ci sarà. Ma ne parliamo subito dopo, anche perché stasera vi portiamo anche un pochino in quello che potrebbe essere il futuro della Fiorentina. Ai nomi che vedrete in grafica ne aggiungo uno che so che farà incazzare tutto lo studio, ma pazienza. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Mario ti aspetta da Euronics. Frigorifero LG Total No Frost, classe 3+, a 599 euro. Euronics, vive le tue passioni. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Mare pronto. Più fresco del fresco, con un'attenta selezione dei prodotti, con il metodo pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare Pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Un giorno davvero riusciremo a farlo, ci metto d'accordo con la regia, mandiamo in onda la trasmissione vera che è quella che va durante la pubblicità, non quella tutte, che tutte. È più divertente, Giorgio, è più, è, no? Diciamo, le nostre d'abitudine dai, sono frame... vere, non fingete niente, no, nella maniera più assoluta. Basta, prima di farvi vedere la grafica, la domanda che voglio farvi, siccome avete toccato, innanzitutto ha pareggiato il Bologna. E manca poco, fa il 2-1 ora. Con Poli, chiedo scusa. Questo per noi sarebbe buono, nel senso. Ah, no. Perché tu continui a guardare chi c'è davanti. Si stava dicendo, noi in pubblicità, bisognerebbe che le altre... Secondo me viene a Firenze e Mara maldeggia, purtroppo. Capisco. Ora, vedo che siete i cugini di campagna. Vedo che siete tutti piantati sul futuro. No, perché ovviamente il 24 di aprile è il futuro. È domani. La domanda cattivella che faccio è: ci arrivi con o ci arrivi senza Pioli? Allora, già si è sparsa la notizia e potrebbe esserci, tra l'altro oggi gliel'hanno chiesto a Bigica dopo ha detto, la partita. Guarda, Greta ha selezionato la notizia, non sono in condizione di sostituire Pioli. Dice, io non mi sento ancora pronto alla panchina della prima squadra. Per cui Bigica, via. Quindi già l'altro aziendalista. Scusami, cosa volevi? Cosa doveva dire? No, certo, infatti, sostengo anch'io questa la cosa. Squadra è, la squadra è squadra... Dall'ultimo dei magazzinieri, ieri a Cagliari ce n'era una miriade perché portavano via delle cassonate così, tutti in spalla, poverini. C'era un rigore per il Bologna non visto. Presidente in pecora. Il vantaggio rete di Poli. No, tutti, no, questa è l'azione successiva. Tutti, allora, VAR tutti remano, essere rigore tutti per il remano dalla stessa parte. Cosa vuoi che a Bigica gli venisse in mente di dire se vogliono sono qua pronto? Per rispondere alla domanda io ti torno indietro. Voleva dire che da Viareggio, dal ritiro del Viareggio avrebbe sparato con la pistola sulla rotella. Rispondetemi, con o senza?
Senza, perché nel 2001, quando venne mandato via Fatih Terim, arrivò Mancini, la Fiorentina vinse la Coppa Italia. Con o senza, Cavala? Stefano? Credo con. Con. Ma perché credi che succederà o è l'idea tua? Credo con perché... Ma tu cosa faresti, con o senza? Tu, Stefano Ballerini. Io convocherei, io fossi Andrea Della Valle, verrei a Firenze, opzionerei la sala più grande che c'è a Firenze e aprirei un dibattito aperto. Rigore per il Bologna, con il VAR. Un dibattito aperto su quello che deve succedere da qui alla fine campionato e ancor più importante, quello che succederà comunque dalla fine allora, del campionato. La proprietà alla squadra ha già detto che non si deve perdere nessun tipo di treno in corsa. Diego ed Andrea Della Valle presenti. Tesoro, ma il treno te l'hai già perso. Ora, se so, non si... Loro l'hanno detto qual è il loro pensiero. Adesso? E poi la partita è stata persa a Cagliari. Però loro cioè, l'hanno ribadito il concetto qual è? Cioè campionato e Coppa. Non basta. Si devono fare con o senza. Con o senza. Pioli. Allora, con poi l'altra parte per me un bacio. Sì. L'altra parte è Della Valle non hanno mai esonerato, non hanno nessuno. Come addict esonerare i propri tecnici, quindi credo che si finirà la stagione con Pioli. Sull'anno prossimo io non escludo no, neanche che le due parti si possano sinistra. Parlare come è stato detto nella sosta, perché ricordiamo abbiamo 17 giorni da qui alla prossima partita, quindi sono in campo il 31 contro il Torino, probabilmente si parla di un colloquio proprio tra le parti in questa pausa, quindi attenzione. Stiamo a vedere, non è che tutti i fuochi sono già stati accesi, che quindi Pioli a prescindere andrà via, io credo che probabilmente le due parti si Bulgar, rigore per il Bologna, 2-1 per il Bologna e Mihajlovic per il momento si prende la sua rivincita. Gran rigore, di Bulgar. Per me, allora ti dico, io lo esonererei. Quindi non siamo 2-2. Non ha senso allo stesso tempo però esonerarlo adesso, è quasi troppo tardi. Cosa puoi, sì, una botta d'orgoglio, una rivitalizzazione momentanea. Poi a chi prendi? Su piazza disponibile c'è poco e nulla. Non credo che il gruppo, che la squadra sarebbe molto favorevole. No, certo, poi lui ha detto, te lo ricordi cosa perché ha detto domenica? Perché si è creato un gruppo troppo forte. Ha detto, per la squadra, per lo spogliatoio, io sono considerato l'allenatore più forte esatto. del mondo. Certo, infatti, tanto per dire che il gruppo comunque lo sì, segue. Sì, è con lui. Come sì, a Milano sì. hanno cacciato i cardi, gli hanno tolto la fascia del capitano, d'accordo. Il gruppo... Sono d'accordo. Credo, io non frequento lo spogliatoio. Il legame che c'è fra lui e il gruppo non lo metto in dubbio, si vede palesemente. Sì. Che nasce ovviamente da certo, delle macerie importanti. Certo, purtroppo dalle tragedie che la Fiorentina ha vissuto. Però, allora mi dico anche perché, ora lasciamo perdere il povero Norgard, ma per quale motivo contro il Cagliari per 88 minuti la... Molti calciatori hanno trotterellato. Perché non li sostituisci. Tipo Muriel. Vedi Biraghi che avrebbe bisogno di un rifiato. Perché Muriel. Chiesa, no? Chiesa avrebbe bisogno di un rifiato, ma non ci puoi rinunciare. Chiesa veniva da un infortunio, ricordiamolo. Cioè, Milenkovic, l'hai messo in campo. Avevano detto che avrebbe saltato più di una partita, poi lo recuperi in corsa e se lo recuperi Chiesa lo schieri. Altrimenti lo dicevi subito. Chiesa salta. Non si potrà recuperare perché lunedì alle 12. Prima di lanciarti in previsioni, Chiesa ha una pubalgia che si porta dietro da mesi. Lo stanno controllando. Ogni settimana, l'altra settimana non ce la faceva stare in piedi. La pubalgia, ragazzi, io non lo puoi sapere. Questa è nuova, non si sapeva questa cosa della pubalgia. Te la dico io con certezza. Hanno parlato del retto addominale. Il retto dell'addome. Il pube quindi che va subito sotto. Al retto dell'addome. E vi posso garantire che avere la pubalgia a toglierla io l'ho avuta. Ieri sera è passato, ha fatto... No. Come dire... Non ho né voglia di parlare né va bene così. Lo so, ma riassumendo, non rompetemi. Lui ha un giramento biblico. Perché... Tra l'altro si è preso anche in campo un Benassi, non so se avete visto il momento. Io la fotografia della partita di ieri sera è stata per me all'83esimo, 84esimo, non mi ricordo se Norgard o Benassi, palla... Norgard in area rideva come un pazzo. No. Dopo ancora. Ripartenza no, della Fiorentina. Allora Norgard era già stato sostituito. Sì, allora era Benassi. Ripartenza della Fiorentina, palla nel cerchio di centrocampo, Benassi o non mi ricordo uno degli altri centrocampisti. Che l'ha data Muriel? No, l'ha data a caso davanti, l'ha buttata. Ah, Benassi, allora sì, mi ricordo. Benassi. Sì, sì, sì. Dove non c'era una maglia viola, non c'era niente. E lì ho detto a mio figlio, che era accanto a me,
guarda, questo nemmeno il tuo fratello con gli allievi B della Sales. Perché questo è, non è calcio, questa era una casuale, era un buttare via il pallone degli amatori. Quoto. Sentite, posso dire una cosa, visto che mi sono sobbarcato l'onere di volerci essere, sia perché ho detto devo farmi perdonare, non sono andato a Bergamo né alla messa per Astori a Salso Maggiore. Vado a Cagliari, ma siccome avevo dovuto prenotarlo prima, ho detto voglio augurarmi che battila, come si era detto qui, battiamo la Lazio, anche perché è un mio vecchio pallino con rispetto a qualcun altro. Poi vai a Cagliari contro una squadra con la quale all'andata hai buttato via una vittoria laddove avresti forse meritato di vincere, perché in fondo erano di quelle squadre, Cagliari, Bologna, Frosinone, dove hai sperperato. Volevo vedere il risvolto della medaglia e ci sono andato, anche per mettere bandiera con... Eravamo in quattro giornalisti, per cui vuol dire qualcuno mi ha visto, ero lì a lavorare. Però mi dovete permettere una cosa. Il Cagliari ha giocato una signora partita. Certo. E il pubblico di Cagliari... Grandioso. È un gran bel pubblico. Devo dire, ho fatto il viaggio in aereo con circa 110 tifosi viola venerdì. Pensa a te, ragazzi. Tra l'altro, ed erano 236 in curva. Ma onore sì. 236 30. Tifosi, esatto. Che di venerdì sera sono andati, esatto, a Cagliari. Con l'aereo. No, infatti. E hanno dormito a Cagliari. Lode a loro. Penso di riportarli lode indietro, a loro. No. Lode a loro. Per rispetto fatto... loro sto dicendo anche queste cose. Io gli ho scritto 10, 236 tifosi, voto oggi, anticipato sulle pagelle, 10 tifosi. Devo dire, mi sono vergognato un po', anzi molto, anche perché qualcuno mi ha dato una sgomitatina, qualcuno mi ha strattonato, uno di dietro, oh ma cosa fate? I cori per quel signore purtroppo a 45 anni. Ma quanti erano? I tifosi? No, quanto era forte questo coro? Si è sentito, ora, sai, noi in tribuna, la curvina è dall'altra parte dello stadio, tirava vento, cui le folate... tutti i tech di agenzia di oggi pomeriggio sostengono che non si è sentito all'interno dello stadio, io non lo so. Si è sentito, testimonianza diretta. Certo. Robante, però ma... se l'hai sentito, basta che tu l'abbia sentito, fai fede. Allora, fai fede, allora, questa è roba brutta. Il Cagliari ha giocato una signora partita, apro una parentesi scherzosa, quei due gol Stefano Ballerini in porta non li piglia mai, anche perché a dichiarazione... Ah, mi sono dimenticato! Scusami, fermo un attimo. Avanti. La settimana scorsa abbiamo fatto passare Terracciano come un fenomeno. Non Calderoni. Buffon! sembrava di avere Buffon in porta la settimana scorsa, ragazzi. Allora, a 28 anni non ho fatto una partita da titolare né in Serie A né in Serie B, ci sarà un motivo? Ha perso il posto a scapito di Provedella e Empoli, che ne ha combinate una più del diavolo. Ragazzi, dai, questo veramente... Quel grosso lì non esiste, far arrivare João Pedro e il portiere che ci rimane a fare sui primo palo. Grave responsabilità anche di Milenkovic, si fa girare dietro come un pollo, se vogliamo usare... E poi dicono, però... ci aspettavamo i cross dalle fasce, in sia Biraghe che... dichiarazioni varie, battute tra chi passa e i cross, così. Il secondo, palla in mezzo, quello piantato in mezzo alla porta e Cepitelli che li salta a 35 centimetri. Cioè, il portiere, il mio babbo area era il portiere... Area piccola è mia. Sì, area mia. Piccola è mia. Spareggio. Mio babbo era il portiere della Nazionale Universitaria ai tempi. Mi diceva, nell'area del portiere è tutta tua. Certo. Tu nell'area del portiere c'hai i piedi adesso, più c'hai un metro di braccio che puoi passare 3, 4, 5 giocatori che saltano di testa, tu li metti i pugni, arrivederci. Ci fa saltare 10 persone pallone, e ti rimani piantato lì. Non va bene. Ma infatti, Giorgio, il dato più allarmante di questa Fiorentina, che è appunto in involuzione, è soprattutto la difesa, perché stiamo parlando di 21 gol in 12 partite, quella che... al netto di poche partite fa, parlavamo di una Fiorentina che aveva una delle migliori difese di questo campionato. Quindi non riesco a capire che cosa sia successo in questo periodo per arrivare invece oggi a parlare di questo, soprattutto di singoli come Milenkovic, che sembrano in un'evoluzione veramente importante. Quindi perché, è la domanda... Pezzella non sembra più lo stesso Pezzella. Tra l'altro squalificato. Biraghi, contro il toro, cioè, sono stanchi? Arrivati a questo punto sono stanchi? Posso dire una cosa? Io credo che questa, hai detto una cosa giusta. Biraghi e Milenkovic, è un ambiente, dalla tifoseria a tutto il resto, passando e arrivando in campo, sfavato.
È un ambiente sfavato. Termine che i non toscani possono non capire, pazienza, glielo spiegheremo, però riassume in modo molto chiaro la situazione. Vogliamo sentire un po' da casa, perché vedo che Greta sta soffocando nel gestire tutto quello che sta arrivando. Da casa stanno arrivando tantissimi messaggi, vi faccio un riassunto generale. Brava. Che amarezza questa società, speriamo in una bella vendita a fine anno. Che ridicoli i tifosi che vogliono vie della valle, poi chi viene a Firenze a comprare questa gente. Il prossimo anno mi piacerebbe un ritorno di Montella. No, Corvino ha dimostrato... E ti devo dire una cosa su questo. Vai, Greta. Vi leggo anche altri due e poi vai, basta. Vai. Corvino ha dimostrato che anche con oltre 100 milioni spesi la squadra è stata ed è mediocre. Venduto Chiesa, Milenkovic e Veretout, come si può pensare di far meglio? Fabrizio. E Roberto Da Vinci ci dice, buonasera, potrebbero esonerare Pioli e ingaggiare subito Di Francesco per programmare già da adesso la prossima stagione per dare uno scossone in vista della semifinale di Coppa Italia. Ricordo, prima di scatenarvi sul toto allenatore che facciamo dopo la pubblicità, ricordo che chi ha già allenato non può arrivare, Di Francesco non può arrivare, tanti altri che sono già stati sul panchino e sono esonerati non possono arrivare, possono arrivare l'anno prossimo. Ora potresti prendere solo dei liberi. Cioè, non esiste. Posso premere due tasti? Non esiste, perché devi cercare di vincere quella maledettissima partita. Sì. E non puoi prendere. Gabriele, poi voglio sentire cosa c'è da dirci Lucia. Premo il tasto stop del videoregistratore. Rewind un attimo per tornare sui tifosi. Io vorrei fare una cosa, però il coro lo possiamo dire, lo mettiamo tra virgolette, no? Che è stato indirizzato alla persona che si stava sentendo male, che poi ahimè è deceduta e pace all'anima sua, cioè ovvero il devi morire, però bisogna anche dire che viene fatto sbagliatissimo, cosa bruttissima, aberrante da metterci il bolino rosso, ma viene fatto ogni qualvolta, ahimè, purtroppo cade a terra un giocatore e rimane a terra in attesa del massaggiatore. Questo va detto, anche succede sulle spalle, sugli spalti qualcuno cade, così viene fatto sempre. Quindi detto questo, la tifoseria della Fiorentina ha dimostrato per anni di essere una delle più civili, però su questo caso specifico è anche stata, diciamo, sfortunata nella circostanza che ahimè è scomparso questo tifoso. Ma voglio dire un'altra cosa. Stefano, da 10 ai tifosi sono andati, sono 236 a Cagliari, senza direi alcun 12. Motivo sportivo, se vogliamo, ma solo per amore della maglia. Io chiedo a questi 236 tifosi di fare un cordoglio reale, magari ripetere ancora il viaggio, magari perché no, pagato dalla società, per andare all'esempio di questo signore, quasi a scusarsi, se vogliamo, di quel coro fatto, assolutamente società non indirizzato. Che si è già scusata, però la società che si scusa con un comunicato io non lo sopporto, perché l'altra settimana l'abbiamo detto che bisogna metterci la faccia. Io voglio Cognigno, Corvino davanti alla telecamera, che va a qualsiasi emittente, basta che lui alza il telefono, anche corriamo tutti a ascoltarli e facciano, dicano progetto sportivo, progetto tecnico, le scuse a chi lo deve. E cosa è il futuro di Chiesa, di Pioli e di tutta la Fiorentina? Ecco, inerentemente comunicato, al futuro, basta. Montella. Montella, esatto. L'indescrizione, abbiamo visto in tribuna stampa nella scorsa partita in casa contro la Lazio, il secondo di Vincenzo Montella, ci ricordiamo tutti, russo, con il fratello di Vincenzo Montella. Questo potrà dire tutto, non potrà dire niente, però di fatto la squadra è stata visionata in questa partita. E questa è una notazione corretta. Posso farmi scappare dal cuore? Sono tanti quelli che vorrebbero Montella sulla panchina viola. Sì, eh? Però credo che a Roma dovranno valutare da qui alla fine dell'anno Ranieri. Beh, che certo, ha già perso la partita oggi. Tu cioè, credi una ci potrebbe andare Montella? Metti che a Ranieri abbiano detto, guarda per favore, siccome c'è un contratto di 6 mesi. E si parla già di futuro a livello di direttore tecnico, per lui. Credo che Montella aspetti e voglia aspettare la panchina della sua Rometta. Sì. Poi dopo, a scelte fatte, se la Roma rimonta, entra in Coppa Campioni, Ranieri la traghetta bene, credo che al buon Ranieri, a cui io facevo da autista quando lui era qua e lo portavo a casa in Via La Marmora, potrebbe essere prolungato da 6 mesi un contratto annuale con opzione sul secondo o quanto. A quel punto il Montella rimarrebbe, come si dice, un puparuolo, e allora potrebbe valutare che a Firenze c'è stato bene, no, i quadrani non lo chiameranno mai, non lo chiameranno mai. Se resta questa non proprietà più, non c'è più Totti, però non c'è più Totti. L'hanno mandato via a forza di mail, senza se un confronto. Se resta senza questa proprietà, non credo i matrimoni bis non gli semplici amano. No, si ricorderà linea veramente bassa, come si dice, poco expensive
ora non mi viene il termine in inglese. Vuoi vedere? Chip. Semplici, che oggi ha salvato la panchina. Oggi ha salvato la panchina, ha salvato forse la spalla. Credo che guarda, sia pronto per Semplici. Mi piacerebbe Semplici, così. Accetterei Semplici di fronte alla dichiarazione pubblica della società che la Fiorentina è ufficialmente ridimensionata e che quindi l'ambizione europea non esiste più. Tesoro, non lo possono fare adesso. Mettetevelo nella testolina. Ma scusami, ma non lo posso. C'hai ancora una porta. Ma lascia perdere quella porta. Fino a quella sera lì. Lo faccio la sera dopo. Non succedere niente. Possono, per me lo possono fare il 25 di aprile. Però scusami Tommaso, ma te dai già per la sconfitta in Coppa Italia? Perché ora non esageriamo. Cioè, secondo te la Fiorentina parte già sconfitta nella partita contro la Salanta? Non parte male, non parte avvantaggiata. Due settimane fa. Male, però non è detto. Due settimane fa abbiamo segnato e ho fatto ridere l'Italia intera perché mi sono buttato per terra. Gli atleti azzurri d'Italia in una partita del genere non ti fa respirare. Per di più dopo quello che è successo sul viadotto. Però è anche vero che la Fiorentina si gioca una stagione in quella partita. Anche quindi attenzione, da Firenze sono già pronti pullman interi di gente che andranno a Berna. Ripeto, quindi il sostegno ci sarà. Ascoltate ballerini. Abbiate pietà. Il 24 aprile è lontanissimo. Da qui al 24 aprile, come noi siamo cascati in basso adesso. Esatto. Metti che a Bergamo gli squalificano tre giocatori, due si rompono. Può succedere di tutto. Allora, le cose qualifiche a quell'epoca no, perché o ce l'hai arrivano o ribaltate. Arrivano, A me mi hai segnato due settimane fa, ti ripeto. Ma ti lo ricordi impazzire. La scenetta due settimane fa? Si entra in campo, un 2-3 tamburo, gol di Muria. Ma ricordate le scenette che si facevano noi qui quattro settimane fa? Si vince con la Lazio, si va a Cagliari e si fa si arano. Si batte, poi chi c'era prima della Lazio? Ah beh, con l'Inter, partita secca, te la puoi giocare e poi vince. Ragazzi, stiamo costruendo un film dopo l'altro. Guarda, 150 tifosi dell'Atalanta bloccati sul viadotto, quella curva sarà un demonio quella sera. Gasperini che... Non aspetta. Però, Tommaso, a qualcosa ci dobbiamo aggrappare. Cioè, se partiamo già, campionato finito e coppa... Cioè, che cosa... Io non mi aggrappo più a niente. Sui giornali, 10 amichevoli, cioè, nel senso... Allora, il campionato, chiudiamolo qui, arrivederci. Io non cioè, nel senso... Che la ieri sera, Giorgio, guarda, ti giuro, quanta importanza ho dato a quella partita con l'Atalanta? Sì, ma se quest'alone, anche dai giornali, dalla stampa, è solo così, è solo questo, cioè, trasmettiamo soltanto negatività... Ma ora, guarda, io cioè, non sono nessuno... Quindi però, non scrivo sui giornali e non... Però le dichiarazioni di Tommaso potrebbero avere una chiave di propositività. No, ma certo, le spronare. Ragionaci. La sua intemerata nei confronti dell'ambiente, la sua intemerata nei confronti anche di Pioli, lo dico da esperienza lavorativa fuori Firenze, dovrebbe portare la società proprio in chiave di quella porticina aperta a cui si rifà sempre Stefano Ballerini, a fare una mossa all'esonero dell'allenatore, perché è l'unico movimento che può permettere di arrivare a quel 24 di aprile con qualche cosa, perché così adesso è proseguire. Rischi di sfaldare ancora di più lo spogliatoio, che ti si dice allora, i segnali è vero, sono chiari. Hai ragione. Spogliatoio e Pioli sono una cosa unica. È una cosa bene, unica. Allora io società che ho a cuore l'interesse della mia squadra, li piglio tutti e 24 con l'allenatore, il vice allenatore, il direttore sportivo, li chiudo. Li chiudo in una stanza, io proprietario, io direttore generale, io numero 1, 2 o 3 della catena societaria, li chiudo in una stanza e gli dico: signori, al 24 di aprile bisogna arrivare a con la bava alla bocca. Tu allenatore, da questo momento in poi rifai la preparazione. Fai quello che ti pare, non mi interessa, non ti preoccupare del campionato, fammi arrivare almeno ottavo, perché se la Fiorentina non arriva ottava, entra nel tritello delle qualificazioni di Coppa Italia, attenzione l'anno prossimo, poi è un casino sopra un casino, è un casino sopra un casino, cioè ti lamentavi di fare i preliminari di UEFA League, con questo qui è un degheio di roba. Dopo che li ho chiusi in una stanza, esco e dico: siamo uniti e compatti perché vogliamo arrivare in finale. Poi in finale succeda quello che succede. Ti dirò di più.
Però faccio qualcosa. Sono d'accordissimo, questo mi piace. E questo è quello che deve arrivare da questa sollecitazione. Anche se dopo questa stanza chiusa uno esce e lo dice ai microfoni. Bravo. Questo deve essere. Vedi, torna lì. Aggiungo un'altra cosa. Non voglio fare il professore di niente. Viviamo in un mondo di comunicazione oramai. Vorrei vedere Twitter, Facebook, Instagram invasa da uno slogan, da un tipo remontada alla Barcellona style, dove porti l'ambiente a essere eccitato. Perché ogni giorno ti apri Facebook e vedi il manifesto che ha fatto la società di l'ufficio comunicazione della Fiorentina, che dice: quella è la gara nostra, ragazzi. E allora lì li porti, anche i giocatori devono avere la bava alla bocca. Scusami, cosa ha fatto la Juventus dopo il 2-0 con l'Atletico Madrid? Quanto l'hanno pompata quella partita? Sono entrati in campo, sembrava avessero la dinamite nel sedere. Perché? Perché anche l'ufficio di comunicazione della Juventus gli aveva bombardato tutto l'ambiente. Questo si racchiude con metterci la faccia, se vogliamo. E la Fiorentina, la faccia è anni che non si vede davanti alla telecamera. Io non ricordo. Ma guarda, ma resti dietro la telecamera, ma invada il mondo, sì, social, quello che vuoi. Il mondo allora, Viola, cioè, di un ottimismo che non si sente più. Il comunicato su Viola Channel non lo voglio più vedere. Voglio un uomo come Antognoni andare davanti alla telecamera, ai microfoni, da Stefano, dove vogliamo, e fare la dichiarazione. Noi facciamo questo. Antognoni è quello che allora, ci mette purtroppo, sempre la faccia, ragazzi, anche lui è mesi in memoria che io non lo vedo. Purtroppo, ragazzi, quel giorno, alla famosa quando tavola c'è stato l'episodio della Spala a Ferrara, Antognoni è stato il primo a andare alla telecamera. Antognoni è l'ultimo dei colpevoli. Appunto, quindi sennò allora, quel giorno la famosa riunione carbonara, la tavola rettangolare di Re Artù e l'Ancillotto. No, perché stasera non riesco. Tesoro, non riesco. È così. Ma anche questa cosa. Ma aspetta! Ma a voi vi sembra normale che ci sia una riunione carbonara con tre giornalisti che poi diffondono la notizia? In quella, dai ragazzi, ma veramente. Quella riunione, quasi alla fine, quando qualcuno cominciò, tipo il dottor Ferrari, a dire: siamo in ritardo, siamo arrivati. Cognini, per chiudere la querelle, disse pubblicamente: sono certo e so che noi non sappiamo fare comunicazione e non lo sapremo mai fare. Non è vero. Dichiarazione bruttissima questa, sì, sì. Ma l'ha detto. Non è vero. E te cosa dici? Quando hanno voluto, ti dico una cosa, io seguo anche per lavoro molto i social. Instagram, la Fiorentina è veramente brava a fare del lavoro. Sì. Anche di qualità, montaggi grafici, con montaggi video, con tutta, anche nel prepartita. Ma perché allora non ti scateni in vista del 24 di aprile? Che la mattina ti devi svegliare, il tifoso deve essere lì imbufalito. Ma speriamo che partano adesso, visto che ormai ti è tanto piace dopo ieri sera. Prendiamocela? Ma non lo so, ma te la puoi inventare, ora non siamo noi magari gli uomini. Ci sono uomini predisposti per trovare questi slogan. Però, dico, ci sono tanti modi, Stefano, per ridare vigore a una piazza. Ce ne sono tanti, non c'è bisogno solamente di comunicati. Non solo dei risultati, non bastano i risultati, non servono solo i risultati. Il problema è che i tifosi già si prendono 5, 6, 8, 10 minuti ogni gara a cantare contro i Della Valle. Adesso che io oggi non ho comprato colpevolmente perché ero a Cagliari, Roma, poi non ho letto la nazione di oggi. Dopo oggi credo che la curva sia ancora più imbestialita, certo, perché oggi, ieri sera, ore 22:45, il campionato della Fiorentina si è chiuso, dal campionato per il terzo anno consecutivo non si va in Europa. Aspetta, c'hai la porticina? No, ho detto dal campionato. Dal campionato per il terzo anno consecutivo non va in Europa, però tutti ci si tiene dentro il grande cuore la possibilità che quella sera possa succedere l'inverosimile. Vabbè, vediamo, adesso andiamo avanti, abbiamo ancora un'ora abbondante di trasmissione. Segni un gol con Muri e poi metti, chiami, fai entrare il pullman in campo durante il sezione. Piazza adesso il pullman davanti alla porta. Non è nelle caratteristiche di Pioli. Non si può, però. Intanto chiamiamo la pubblicità, che siamo già in ritardo. Massimo, grazie.
L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi. Vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Da Florenzi Casa sono finalmente arrivate le nuove collezioni cucina. Per tutto il mese i nostri redattori ti invitano alla prova con una promo cucina fantastica. Piano in quarzo, lavastoviglie, trasporto e montaggio qualificati in omaggio. Parla con i nostri redattori, esponi le tue esigenze e insieme progettate la cucina dei tuoi sogni, senza alcun impegno. Oggi il piano in quarzo, la lavastoviglie, il trasporto e il montaggio qualificati sono in omaggio. Ma solo per questo mese. Florenzi Casa, arreda le tue idee. Da principi attivi biologici di altissima qualità e dalla ricerca dei laboratori della Verde Vita nasce la linea Corpo e Gesti, detergenti naturali e creme anti-age per tutti i tipi di pelle. Corpo e Gesti, ci prendiamo cura della tua pelle. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Intervallo di Torino-Bologna, ma soprattutto intervallo di una discussione che si è infiammata attorno a tante cose. Ritorno, siamo sempre 2-1 per il Bologna in trasferta a Torino. Sì. Visto che abbiamo parlato di tante cose, io volevo farvi vedere un piccolo riassunto grafico di quello che potrebbe essere il futuro della Fiorentina. Noi abbiamo scelto 4 nomi, poi uno ve lo aggiungo io fuori grafica, per la potenziale sostituzione
di Pioli. E li abbiamo messi tutti al 25%, perché essendo 4 non mettiamo nessuno in pole position. Donadoni 25%, De Zerbi 25%, D'Aversa, quello del Parma, 25%, Nicola dell'Udinese 25%. Scappo via. Vi aggiungo... Ma questi li hai messi per adesso o per poi? Poi. No, possiamo, adesso non possono poi, nessuno. Sono possiamo rivederlo. Però per rivederlo. Poi ci sono anche gli altri, Io Francesco, Leonardo Semplici, lo dichiaro qui. Non si dica e non l'ho detto. Tommy, vuoi rivederli? Sì, voglio rivederli. E allora Massimo ce li ridai. Donadoni 25, De Zerbi 25, D'Aversa 25, Nicola 25. Ma... Questi sono... Allora, diciamo che abbiamo scelto questi quattro perché sono quelli più... quotati allora, al momento allora, per il futuro. Quelli che guadagna meno? De Zerbi, per favore, vi prego, no. Perché? Perché non... Eppure è quello che parlano tutti De Zerbi. Non mi sembra... ha fatto trafilare che ci vorrebbe un'offerta molto importante. Perché è sotto contratto. E sapete che cosa ha detto oggi spiegando il 5-3 della Sampdoria? Oggi sono solo Sampdoria, 3-5 per la Samp. Non siamo riusciti ad avere né continuità né presenza in campo. Io prendo un allenatore del genere che mi dice no, ragazzi, posso dire la mia? Se dovessero venire da me e dirmi scegli solo questi quattro, io ti dico per assurdo, io prendo Donadoni, che è l'unico che ha problematiche perché sembra che non si sia lasciato benissimo con Corvino ai tempi di Bologna. E questo sì, ma ti posso dire una cosa? Anche qui si aprirebbe un'altra trasmissione. Tra l'altro Donadoni potrebbe essere anche l'unico che può intervenire subito, sì, se decidi che è quello l'anno prossimo, perché è l'unico libero di questi quattro. Si apre un'altra trasmissione, si aprirebbe. Ma io ti dico anche che rispetto, voglio bene anche umanamente, perché lo conosco personalmente, Pantaleo Corvino, è una persona d'oro, però io società a giugno, affido la direzione sportiva a qualcun altro. Non succederà mai. Allora, si parla già però, che Carlos Freitas dovrebbe andare via, quindi che Pantaleo Corvino possa andare ad interagire soltanto nel settore giovanile della Fiorentina, quindi spostarsi e fare un passettino indietro. Ma non subito. Non subito, però deve entrare una figura nuova. Sì. Lo disse ai tempi già. Sempre in quella famosa riunione. Gini disse che per Pantaleo Corvino si potrebbe aprire tra breve un fine carriera come direttore generale del settore giovanile. Però poi non è stato detto se continuerà a fare il direttore sportivo della prima squadra. Gabriele, ti faccio ritornare sull'attualità. Fra questi quattro? Mamma mia. Chi butti? Accidenti al peggio? Tutte e quattro. Prendo allora, una spinta. Via. Io vado leggermente controcorrente rispetto all'analisi che è stata fatta su De Zerbi. Io prenderei lui, non ora indipendentemente dalla dichiarazione, ma perché mi sa tanto di giovane ambizioso che ha voglia di spaccare il mondo, vedi Montella quando lasciò Catania e venne a Firenze. A patto che intorno a De Zerbi e intorno alla sua, diciamo, filosofia di calcio venga però costruita una squadra a livello tecnico importante. E su questo ci aggancio una piccola questione. Ma Federico Chiesa, no, che in questo momento è di fatto l'unico portatore sano, di, sano di Viola, perché anche ieri sera è l'unico che di fatto ha acceso la fiammella. Ha giocato gli ultimi 7 minuti, ti giuro, sembrava... Ma sono bastati. Un'ira di Dio. Sono bastati. Si poteva incominciare anche un po' prima. Sì, lo so, ma sai, finché tu trovi il lampino, finché tu trovi il lampo, una palla per l'amor muta, di Dio, ben venga. Finisco. Però, cioè, un giocatore come lui, è brutto da dire questo però, che motivo avrebbe per rimanere a Firenze la prossima stagione se non un posto in Europa passando dalla Porticina, un mega progetto tecnico importante, magari rilanciando, chissà, ma ci credo veramente zero. Ecco perché io in un fantamercato, che mi piace tanto ogni tanto pensare anche magari davanti a un buon caffè, Zidane che è tornato sulla panchina del Real Madrid, che deve ricostruire di fatto un mega progetto tecnico, perché non prendere un Salah che è un giocatore affermato e magari il Liverpool lascia fuori una Porticina per Chiesa, che io ce lo vedo ad Anfield. Ma chi lo allena? Chi allena la Fiorentina? No, io chi allena la Fiorentina? Te l'ho detto, io prenderei De Zerbi di questi, però a me piacerebbe tanto Giampaolo. E Salah, porti uno come Salah in una realtà di... No, si parla di... Ci ho collegato a Chiesa il suo futuro, che magari in un fantamercato
potrebbe finire a un Liverpool orfano di Salah andante al Real Madrid. Ah, io, ah, ecco, io no, vi dico questo anche, vedi, non credo, io riscalco la mia linea, ovvero anche quella di ridare vigoria e vigore a un ambiente spento. A giugno, diciamo che mandi via Pioli, devi... Almeno io diciamo che a giugno la società ascolta quello che Pioli ha da mettere sul piatto, parole, parole di Pioli. La prima cosa non ha mai fatto in vita sua, va a fare delle richieste. Vabbè. Non l'ha mai fatta, non è appunto il suo credo. E la società dirà, grazie, ciao, prego, arrivederci. Quello è l'uscio. Esatto. Allora io dico, inevitabile. Io capo famiglia voglio ridare entusiasmo alla mia famiglia, forse. Ok? Quindi... ti porto a pranzo fuori, ti faccio un regalo, ti faccio galvanizzare. Se mi presento con D'Aversa o De Zerbi, è Tafazziano. Ora, non dico un nome a caso, non è che voglio lui o che consiglio lui, però, che ne so, ti presenti a Moena con Luciano Spalletti... No, magari, per l'amor di Dio! Un nome come? Un nome come? Sarri. Sì, sì. No, amico di Corvino. Mai. Potremmo spalmare lo stipendio, magari. Allora, però scusate, ho fatto la premessa. Sì. Ho detto, non è che voglio lui, ti ho detto l'altisonanza. L'identikit. L'altisonanza. Un nome. D'Aversa, ma arriva D'Aversa. Aspetta, perché... Vanno in tre tifosi alla presentazione di D'Aversa. Aspetta, perché sono stati fatti anche altri nomi. Batti il record del Tanque Silva. Maran... Nesta, mamma mia, questi sono stati nomi accostati alla Fiorentina, oltre a quelli che giorno. Guarda, meglio Nesta. Io ti dico, bravo, io sarei per un Nesta. Almeno l'ho visto giocare col Perugia, lo devi scoprire, però devo però, dire che col Perugia non sta facendo male. No, c'ha un campione del mondo, c'ha il suo nome, c'ha un'identità di gioco. Esatto. Quindi, giovane ambizioso con voglia di rilanciare. La Fiorentina può prendere giocatori di questo target, cioè giovani ambiziosi come ha fatto con Montella, con Sosa, non si può andare a prendere un nome importante con un cachet, ovviamente ho detto Sarri, ma sarà improbabile. 6 milioni di euro l'anno. Esatto, e potrà, a meno che Sarri non voglia tornare in Toscana e avvicendarsi come Sarri, lo stesso Spalletti. Sarri potrebbe essere pronto per la Roma. Esatto, quindi dubito, questi sono i nomi, come giustamente dice Giorgio, oltre a quelli che ve ne aggiungo uno per vedere come reagite. Ora mi sento senza male. Escludere Di Francesco, perché Di Francesco aveva già incontrato Pantaleo Corvino prende troppo, prende tre e mezzo, se non ricordo male. Ha sempre detto Di Francesco che la piazza di Firenze gli sarebbe piaciuta. Prima del nome, consiglio agli amici a casa, se sono in piedi, di mettersi a sedere, perché adesso c'è chi può avere un mancamento. Prego, Giorgio. Io vi dico, come si suol dire in gergo, attenzionatevi su questo cognome, Giampiero Ventura. Arrivederci, non ce la faccio, non ce la potrei fare. Allenatore che gioca. Scusate, allora, con tutto il percorso che aveva fatto col Torino, per l'amor di Dio, nessuno gli leva. Ma non puoi prendere un uomo che ha fatto quello che ha fatto con l'Italia. Ci sono due considerazioni da fare alla luce di questo nome. Allora, il primo è che veramente andremo addirittura nel peggio, perché dal giovane Rampollo passiamo al prepensionamento. E quindi, a livello di appeal, zero. Però c'è la seconda annotazione drammatica. Che Giorgio, se ti dice questo... È perché sa. No, perché non so se sapete la storia di Giorgio, ma insomma, con Ventura ci ha lavorato a stretto contatto, quindi... Giorgio, dici qualcosa. Non vorrei... più di quello che ti ho detto, di più non posso. Però, ragazzi, io spero che Ventura, magari con un bel bicchiere di vino insieme a Giorgio, gli abbia detto... Spero di andare alla Fiorentina. Lo sapete qual è l'unico viatico che i tifosi dovrebbero dire? No, non facciamo nemmeno un abbonamento. Ah, quello sarebbe, non succede. Metti, perché il tifoso è troppo innamorato. Io sai tanto, cosa servirebbe? Io intanto che lancio questa idea, pur rischiando di mettermi contro. È la manifestazione civile stavolta di protesta. Vogliamo far così, voi trovate l'allenatore, voi fate la campagna acquisti, se ci garba
si stacca l'abbonamento. Se non ci garba, giocherete davanti a 10.000. Bravo, sono d'accordo. Tanto il problema... 10.000... Ci sono sempre. Quelli della tribuna che comprano l'abbonamento solo per dire vogliamo andarsi a farci vedere... Allo Skybox, ci sono sempre. Nel foyer. Eh? Ci sono sempre. Sempre. È tutto il resto che deve essere vuoto in partita. E pensa che al buffet nel foyer ci va anche tanta altra gente. Capito? È vero. Però vedi, gli allenatori puoi ritrovare anche... Non c'è bisogno di andare anche con... diciamo questi nomi per quanto nuovi, da Versa, Nicola, eccetera eccetera, puoi anche ritrovare un Paolo Sosa. No, cioè, ma ragazzi, non prendete come uno come uno come puoi riprendere un allenatore straniero emergente. Paolo Sosa chi lo conosceva prima? Nessuno. Però era uno che era chiacchierato nell'ambiente dei procuratori del calcio. Sì, anche perché a Basilea aveva fatto bene. Puoi trovare una figura così che allo stesso modo come Luciano Spalletti di esempio ti può dare un minimo di entusiasmo. Io ti dico la verità, credo che se prendiamo adesso 10 tifosi e diciamo a giugno arriva D'Aversa, 9 scappano. Per forza. 9 scappano. Ma anche se arriva De Zerbi. E l'altro non ha capito. Spalletti, scusate, come ha lavorato all'Inter... E come ha lavorato alla Roma, ha spaccato anche gli spogliatori, perché sì, a Roma c'è stato il caso Totti, all'Inter c'è stato il caso Icardi, non possono essere tutti dei casi, scusate. Io una persona come Spalletti, per quanto toscano, mi sembra di una personalità un po' troppo... Prorompente. Poi fa lo splendido, fa delle dichiarazioni, Stefano, che sono risibili. In conferenza stampa qualcuno che gli fa la domanda e lui gli va a tirar fuori gli altarini sui giornali sarebbe il massimo. Io sogno di essere zittito da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Lo sogno, davvero, ti giuro. Sì, avete un quintale di dinamite. Allora, te devi sapere che io avevo un rapporto particolarmente stretto in sala stampa con Siniša Mihajlović. Ci sono uscite delle gag tra le mie domande e le sue risposte epiche, tra cui una volta che mi disse, ero in fondo, si alzò, guardò bene, strizzò gli occhi e fece: ma che ci fa Lazzari in sala stampa? Perché secondo lui io assomigliavo all'altro che giocava con sì, mi ricordo in una bruttissima partita che vinse 2-1 a Roma col di Lazzari. Comunque Giorgio, perdonami. Scusa, prima che tu ti faccia andare avanti, siccome l'ho sentita oggi ve la giro subito, qualora non l'aveste ancora sentita, c'è una bellissima battuta che sta girando negli ambienti milanesi su Spalletti, che probabilmente sarà esonerato dall'Inter. Cambiasso barra Vecchi? No, ha già comunque il nuovo contratto che è con l'Inghilterra, intesa come nazione, ma come nazionale, perché lui è riuscito a uscire dall'Europa due volte nell'arco della stessa stagione e l'Inghilterra non riesce a fare la Brexit. A Westminster nella riunione spiega con la May, gli spiega come si fa a uscire, questa qui è fenomenale. No, cattiva come poche, ma bellissima. Fantastico, bravi. Per chiudere l'argomento allenatore, per quanto credo che sarà cambiato, senza ombra di dubbio. Guardate, perdonatemi, non datelo così per certo. Quello che dicevo io prima. Non datelo così per certo. No, però Giorgio, una scossa... Cioè, Giorgio, lo capisci che è un'apatia continua qui? Però può darsi che sia questa una tra le richieste di Pioli. Se Coligni un mese fa ti ha detto noi andiamo avanti con Pioli per anche noi. No, ha detto se fosse... Sì, se per loro. Se fosse. Loro è dato che loro andrebbero avanti con Pioli. Se quindi, fosse. Quindi, al netto che queste dichiarazioni non gli abbiano sconvolto il pensiero... Gol! Cioè, 3-1 Bologna. Orsolini se ho visto. 3-1 Bologna. No, Sansone. Quello che doveva venire a Firenze. Mi faccio una domanda lessicale. Sansone, Gabbiadini a Firenze. Comunque il Toro in questo momento è arrivato. Per due mesi. Perdonami Stefano, ti faccio una domanda lessicale. Avanti. Cognini dice se... Per noi. Per noi. Ecco. Ma quindi chi è il non per noi? Pioli. Quindi è Pioli che se ne vuole dipende andare. Dipende da quello che succede, dipende la squadra Pioli come si piazza, dipende se va in Europa, dipende tante cose. Quindi o lo riprendiamo a determinate, secondo me, anche cose che lui vuole, o altrimenti è finito. Allora, io vi ricordo altre parole che vennero fuori da quella tavola rettangolare. Noi non c'eravamo, quindi non lo sappiamo, vero? Disse, ma se io vi dicessi che la società potrebbe essere pronta a investire su due grossi calibri, no.
cioè disse non come Rossi e Gomez, ma due giocatori su cui la società potrebbe decidere un'uscita di cassa ulteriore per poi sperare di poterli fare rientrare un anno, due anni. Probabilmente dopo, il gol di Sansone viene annullato allora, dal VAR. Che fai? Vendi alla fine del campionato, non vai in Europa League, mandi via Pioli, devi azzeccare. Devi ricostruire un aspetta, un devi azzeccare l'allenatore giusto. Poi, siccome devi fare autofinanziamento comunque, che fai? Tieni Milenkovic, Vertù, Chiesa, io me l'auguro da tifoso Viola. Da sono già, i tre che andranno via. Però mi potrebbe interessare di vendere Milenkovic. Guarda, voglio, l'ho sempre di là, ci batto tutti i giorni. Vendo Milenkovic, che credo possa avere una... un inizio di riffa sui 60-70. No, ora non più. No. Ora non più. Aspetta, ora non in Inghilterra può succedere tante cose. Ora se no. Manchester United lo vuole. Fare 60... una scelta di dire, invece di pigliarne due di questi grossi calibri, ne piglio uno solo. Tenendo Chiesa. Tengo Chiesa, chiamo lo spogliatoio e per non spaccare lo spogliatoio dico, la società ha deciso di prendere un pezzo importante con la I maiuscola, tenere Chiesa un altro anno, gli facciamo un'offerta per tenere Chiesa. Ma Stefano, Chiesa perdonami, potrebbe rimanere un altro anno in virtù dell'Europeo 2020 perché la Fiorentina sì, tesoro, lì prospetta il problema, la, il problema. La no, ragazzi, cioè, possibilità di essere, sempre... essere protagonista in nazionale. Esatto. Sì, certo, sì, però il problema è che Chiesa una cosa e potrebbe essere per trattenere Chiesa. Ma scusate, il problema di Chiesa Stefano è che ha già sul piatto Chiesa, la famiglia di Chiesa, Enrico, la mamma, la famiglia, hanno già un'offerta chiaramente sul piatto. Una, ce ne avranno anche più di cioè, una. Una, io dico una, sì, tra virgolette. Ne basta una. I due piatti della bilancia. Ma Stefano, mi dici quando presentano questo film in che cinema? No, è così, io ti dico quello che è successo quel giorno. Poi, ma non ti succede... immagini se... parte Milenkovic a 70 milioni di euro? Non quello più. Che mai... poteva ora, essere. Ti dico, però... Ora se lo vendi a se 30, la società tanto mi dice... per voce del suo presidente, che è pronta a investire, a reinvestire, a autorilanciarsi, però, per comprare Stefano, due giocatori di grosso calibro specificato. Ma questo non... era stato detto, io non ho capito. Sì. Stefano, in quella riunione però, lui disse, Cognini disse ecco, a noi. Ma però come può reggere nei confronti dell'affermazione del massimo dirigente Cognini, questo che è stato detto alla tavola rettangolare, con... l'affermazione uscita sempre dalla stessa riunione, anche se non virgolettata, in base alla quale la filosofia della Fiorentina non cambia dall'autofinanziamento. E sono due cose che non vanno d'accordo. Allora, non voglio fare l'uccello in malagoria, però devo pensare che in tutti questi anni in cui Della Valle sono a Firenze, qualche soldino l'abbiano guadagnato. No, guadagnato loro come famiglia no. Hanno speso più di 100 milioni. Sì, però loro della Valle, della però, famiglia della ragazzi, Valle, dalla Fiorentina conosco, soldi in tasca mai. No, io non conosco presidente. I conti della Fiorentina, però vi posso dire che la Fiorentina credo che possa essere VAR di nuovo. Deve capire una se una delle pochissime no società attualmente in questo mondo del calcio schifoso ad avere i libri societari annullato pari. Il gol del 3-1 del Bologna, fuori in gioco. In pari. Sì, a pagare vero gli stipendi il 27 del mese regolari. No, appunto, sfido qualunque società ad perché così, ci sono società no? Che pur rimanendo nei parametri pagano gli stipendi ogni 3 mesi, esatto, ogni 4 mesi, e magari quelle messe un po' peggio si riducono a pagarli l'ultimo giorno della utile scadenza per non prendere le multe. Certo. A Firenze questo non è mai successo. Allora, se però tanto mi dà tanto, da quando i Della Valle parlano dell'autofinanziamento, qualche cosa io credo, lo ribadisco, che possono aver guadagnato. Allora, se quel poco che hanno guadagnato, oppure, seguendo, me lo dice il presidente, io non ho, non è che Stefano Ballerini ha alzato la mano e gli ha detto, signor Cognini, a parte che gli dissi già 2 anni fa che non fanno l'aeroporto, ci sono tornato di nuovo e siamo rimasti a un nulla, perché mi sono di fatto presente di nuovo. Mi dice una cosa del genere, io che faccio? Mi alzo e dico, ma lei come esce fuori a un terrazzo, ha bevuto, non ha fatto colazione stamattina, ha lo stomaco vuoto, vuole il caffè, la mazza caffè? Perché un presidente che mi viene in una riunione organizzata in quella maniera, in cui poi lui mi dice, ci dice, per favore, anche Ferrari, per favore, da questa riunione non gradiremmo nulla
lui non poteva dire pistola alla mano, non dovete. Gradiremmo che al presidente Cognini non venissero messe in bocca, aperte virgolette, due punti, tutto quello che abbiamo detto qui dentro. Ognuno, tanto è vero, io due giorni dopo ho chiesto un appuntamento alla Fiorentina, avevo detto alla tavola quadrata della Fiorentina sotto la legida di Re Artù e Lancillotto, Ferrari, scusami, mi vede. Ma queste, ciao Stefano, queste ma io sono Re Artù o Lancillotto? Si può dire quello che viene detto, che cosa si fanno a fare? Come scusa, cioè, ti ho perso? Se non si possono dire le cose che sono state fatte... Non le hanno volute virgolettate, nel senso che non le puoi vendere come dichiarazioni ufficiali. Ma siamo sono a un livello bassissimo. Quando mi dice che prima di congedarci loro non sanno fare comunicazione, probabilmente non la sapranno fare. Gira e rigira, ragazzi, si torna sempre. Un presidente che mi dice questo... Pigliatela. Cosa devo dire? Come volete, ma gira e rigira, si torna sempre lì. Io cosa devo dire? Non posso si né replicare, sempre lì. Né di dargli... Questo di... è buono, il 3-1 del Bologna, sì, sì, è buono, e questa volta è Orsolini, sei stato bravo anticipatore. Né di dargli di ringambone o di vaneggiatore o di... Sto a quello che succede. Allora, intanto, purtroppo, oggi dico, lo disse la settimana scorsa, entrai in sala stampa dopo la Lazio e il Gravo, game over, oggi sento dire Guetta che dice, blog di Guetta, game over, hai copiato perché l'hai sentito di da me, game over, gioco finito già dopo la Lazio. Però no. Vedi, no, che stavamo parlando delle per squadre me che devo dire, inciampare, in questo momento... Io devo no? Stefano, per favore, abbi cura. Riguarda, c'ho anche la glicemia altissima, sono considerato uno zombie vivente in questi giorni. Devo avere pietà di me, devo aspettare fino a quando andrò a Bergamo il 24 sera e vedere che cosa succede. Stefano, dopodiché, io ammiro la tua anche capacità di ricostruzione limpida dei fatti successi e questo dimostra anche la tua serietà professionale. Ma lo capisci che è una continua, come posso dire, cantilena che ci portiamo avanti, di cui noi siamo complici però, a questo punto. Perché passivamente accettiamo che certe cose vengano dette. Stasera direi che da questa arena televisiva di passivo, allora, di accettazione non ce n'è stata mezza. Allora, non gliel'avete risparmiata mezza. Sono 2, 3, 4 mesi che sparo contro il sindaco Nardella per quello che dice. Bevi tranquillo. L'avvocato mi ha detto... Ma sono arrivati i messaggi, siamo filo della valla. Ancora? Anche stasera? Anche stasera. Porca miseria. L'avvocato mi ha detto, Stefano, per favore, non dire di Nardella che è un bugiardo, di che è un ringambone, un termine più. Cosa dico io a Cognini? Che lei mi alzo, Stefano Banini, Firenze, Presidente, ma cosa ci racconta? Come devo definire? Sto zitto. No. Stare zitto. Fermati un secondo, sentiamo da casa cosa ci dicono, perché Greta la vedo perplessa. Allora, arrivano di nuovo tantissimi messaggi da Versa. Nicola Donadoni di Zerbi, comincio a tifare Empoli. Io spero in Donadoni, può venire pure Mourinho, se ha le uova, se sono queste le uova fa poco. A Firenze gli abbonamenti li faranno sempre in tanti, è una tifoseria che si dedica tanto. Per me Nicola sarebbe un ottimo allenatore per la Fiorentina. Ai signori della Valle non piacciono allenatori che a un certo punto del campionato hanno più forza di loro. Vedi Prandelli, Montella e Sosa. Diciamo Montella e Sosa e basta. In più io vi stimo tantissimo, ci stanno seguendo anche tantissimi tifosi juventini. Ah, se fosse candidato... Ci arrivo. Juventini per visionare Fate finire Greta, che poi dobbiamo dare pubblicità puntuali. Finisci Greta. Secondo me la differenza tra i della Valle e Cecchigori è: i primi non ti fanno divertire ma la società è sana, l'altro ti ha fatto sognare ma anche fallire, va trovato un giusto equilibrio. Che è difficilissimo, complicatissimo, pressoché impossibile, perché senza spendere non si vince, se non vinci non ti diverti, ma quando spendi e vinci non hai mai i conti in pari, perché anche la Juventus che vince i conti in pari non ce li ha comunque, ma perché è un elemento normale dell'economia calcistica. Siamo intanto al 70esimo vicino di questa partita stranissima, nella quale la chiave di lettura vincente del Bologna è stata l'atteggiamento difensivo che, e lo dico con affetto personale, è affidato a Gabriel Raimondi, che è stato il mio capitano per tutta la vita, lo sarà. Stasera il Bologna vince dietro perché c'è Gabriel non in campo ma in panchina. La pubblicità e poi torniamo.
L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. Mario ti aspetta da Euronics con 30 e lode, sconti dal 30 al 50% sugli elettrodomestici. Euronics, vive le tue passioni. Da principi attivi biologici di altissima qualità e dalla ricerca dei laboratori della Verde Vita nasce la linea Corpo e Gesti, detergenti naturali e creme anti-age per tutti i tipi di pelle. Corpo e Gesti, ci prendiamo cura della tua pelle. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Abbiamo l'orgoglio di presentare in queste immagini una parte dei prodotti che la nostra azienda realizza artigianalmente con la stessa passione da più di 35 anni. BRG Illuminazione, dal classico al moderno. Luce che arreda. Fabbrica ed esposizione a Rufina, via Pablo Picasso 20. Showroom a Firenze, via Poggio Bracciolini 42 44 46. È arrivata! È arrivata! No, non è una multa, è una cosa buona, anzi ottima! Ha! È la tessera del CNA pensionati! Amici miei, fate come me, CNA Pensionati. Bar Valentina a Prato, aperti 364 giorni all'anno, dalle 4.45 alle 20. A tua disposizione per colazioni, merende, punto pranzo, enoteca. Rivendita pane fresco tutti i giorni e cioccolata delle migliori marche. Bar Valentina, un solo bar per mille servizi. Da 20 anni a Prato e in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Poco passate le 10, sempre 3-1 per il Bologna a Torino, manca ancora tanto per la conclusione della gara, un Mazzarri decisamente in crisi, vede piano piano scendere il suo Torino, questi sono punti pesanti che il Torino perde in volata Europa, perché oggi la Sampdoria, come vi dicevo, ha vinto a Sassuolo 5-3, la Fiorentina si è chiamata fuori dalla corsa. Il Torino, perdendo in casa oggi col Bologna, terz'ultimo, perde punti importanti per l'Europa. Siccome siamo nella fase conclusiva di trasmissione, all'interno della quale lasceremo anche spazio all'intera conferenza stampa di Pioli, perché credo che sia giornalisticamente parlando interessante permettere a chi ci ascolta, visto che noi lo possiamo fare, di farsi un'opinione su quello che Pioli ha detto, su come lo ha detto, su cosa ha detto, insomma, invece di estrapolare un pezzettino, noi vi faremo ascoltare il tutto, così ognuno di voi si fa la propria opinione e tira le proprie conclusioni. Prima di arrivare a quello avremo anche un momento di ulteriore leggerezza, perché con Stefano Borghi giocheremo con il fondo Guizzone, Tommy, c'è il fondo Guizzone, anche oggi. Sì, il fondo Guizzone esagerato dove
Stefano Borgi vi metterà decisamente. Che bello! Vorrei cercare però di riassumere tutta questa serata. Che cosa è uscito da questa serata? Al di là, credo, Greta, confortami, del record di messaggi. Sì, assolutamente. Perché penso che questa sia. Credo 5-6 al minuto. Io ricevo Stefano, tra l'altro, che è un amico oltre che un collega, e mi sta mandando, e caro il mio Gabriele, il pezzo di Firenze Viola che uscì quando ci fu scritto da lui il Tutto Sinisa Show con il mio il discorso di Lazzari. Perfetto. E che gli ha detto pure Domenica Gioco? Eh? Che gli hai risposto, ma Domenica Gioco? Esatto. Ah, l'hai seguito allora, eh? Ma allora, io ero magari poco più che un adolescente, ma già seguito. Posso dire una cosa? Sto guardando la classifica, no, sì? Giorgio? Abbiamo 6-7 punti per arrivare al settimo posto. No, ora adesso adagio a tutti. Adesso l'obiettivo, no, sì, certo. Guarda, eccola qui, eccola qui. Si stanno arrampicando con le ventose sugli specchi della vetrata della sede finché la matematica te lo dice. Esatto. No, ma adesso perdonatemi. 10 partite, finisci pure. Ma no, volevo dire, guardala, questo. Ecco, ecco, io credo che però la Sampdoria ha già giocato. Sì, e resta a 42 e ha preso la Lazio. Esatto. La Lazio deve giocare, l'Atalanta deve giocare, il Torino resta a 44. Ecco. Io credo che sia concretamente parlando regolare, che da oggi alla Fiorentina incominciano a guardare l'ottavo posto per evitare le triturazioni di gonadi, esatto, delle qualificazioni in Coppa Italia. L'ottavo posto, che comunque, è quello dell'anno scorso. Che è quello dell'anno scorso, ma l'ottavo posto comunque è a 5 punti. E per come stai andando, se sei quello di ieri sera, non ci arrivi mai. Ricordiamo che abbiamo 15 giorni in cui la squadra a questo punto potrebbe mettersi sotto. Tranne i nazionali che vanno via. Abbiamo Viraghi, se ne abbiamo diversi. Quindi abbiamo, non è Viraghi, che però, chi è? Ci, però vuole, tutto. Ci vuole. Allora, volevo che mi aiutaste a tirare le fila di questa serata. Siete quattro dottori, stilate la vostra ricetta. La diagnosi. Per, no, proprio, no, una ricetta. Ah, la per ricetta, poi guarire la Fiorentina in questi 15 giorni. Paracetamolo, parte Tommaso, che è il più barricadero stasera. Ma allora, su mie... cosa lavori, cosa fai, chi chiami in causa, chi svegli in questi 15 giorni? Che non fai tu, cosa succede secondo te? Avete visto che è successo, sì, come ha tirato il calcio di punizione? È scivolato sul punto di battuta il calcio. Mazzari sta piangendo, sì, più, no, è più o meno. Allora, guarda. Giorgio, mamma mia, fuori gioco tra l'altro, esatto, sì. Io Pulgar, grandissimo Pulgar, in 15 giorni ricreare, riassumere e ricreare tutto quello che abbiamo detto questa sera credo che sia quasi impossibile. Ti dico cosa. Allora ti faccio delle domande e tu mi dai delle risposte, sì. Esoneri Pioli? No. Sì, no. Mandi la squadra in ritiro? No. Tu, società, entri pesantemente nella gestione, nella vita della squadra, incominci a stare, sì, lì 24 ore al giorno, sì, ma da adesso in poi, sì, mi fermo lì. Lucia, aggiungi, allora, qualche cosa a queste tre? La domanda è sempre, esoneri Pioli? No. Io andrei con una preparazione diversa. Ce la proverei, proprio. Sì, proverei a cambiare un po' il gioco della Fiorentina in modo da stupire da ora alle prossime partite quelle che squadre dovrai incontrare. Quindi chiedi a Pioli di cambiare modo di giocare. Di cambiare, esatto. Quindi cercare di stupire l'avversario che già si è nella prima parte del campionato abituato a quello che è il gioco della Fiorentina, perché comunque degli interpreti riceverai e puoi provare, certo, a gestire in qualche altro modo. E farei gruppo, società, squadra, tecnico e città. Bra, tutti ambiente, uniti da, bravo, ora al 24 di aprile. Però tu, società, urli un pochino. Assolutamente. Cioè, devi essere presente. Stefano, esoneri Pioli no, perché la tua considerazione detto, su perché allenatore sarebbe, gruppo è perfetta. Sarebbe una mossa a rischio, orologeria a anche breve se, scoppio. Stefano, perdonami, faccio la vipera di professione. Prego, tu sai che la genia dei giocatori è quanto di più, tra virgolette, bastardo esista, perché l'allenatore è il tuo idolo fino a quando c'è. Se ce n'è un altro, chi arriva e ti fa giocare diventa importante tanto quanto, se non di più, di quello che c'era prima. Quindi è vero che alla Fiorentina c'è questo tipo di rapporto, ma non diciamo che non sia ricostruibile nel giro di secondi zero con un altro, eh.
perché è nella mentalità del giocatore. Allora, però comunque ti do ragione, non si esonera Pioli. Tu, società, urli. Mi porto indietro di un anno. La morte di Astori in questo gruppo. Famiglia fiorentina, ambiente, dal capo all'ultimo dei magazzinieri, ha rappresentato qualcosa che all'interno dello spogliatoio ha deflagrato, ma non per spaccare, ma per unire, come fosse uno scoppio di una bomba atomica, sì, dove c'è delle molecole che si scontrano, neutroni, e poli negativi e poli positivi, e in questo caso diventa uno scoppio di una mega calamita che li compatta e li tiene tutti insieme. Ora, poi da questo al fatto che siamo arrivati ieri sera, 15 di marzo 2019, anno orribilis del Signore, a considerare che dal campionato si esce per il terzo anno senza l'Europa League, ma che c'è ancora una porta. Io, Andrea Della Valle, Andrea né Cognini né tantomeno Andrea, Diego, Andrea, che Andrea non lo farebbe, no, mai, no? Perché non è nello... Scendo a Firenze. Chiudo tutti in una stanza. Convoco, sì, beh, prima, c'hanno il centro sportivo. Poi apro le porte e se mi dicono... Stefano Abbanini, so che quando a Leba fai le feste, fai le bistecche alla Fiorentina alte, li porti alle scene della nazionale del rugby prima delle partite, ci ordini 50 bistecche dal mio macellaio, mettono una bella tavolata al centro tecnico, gli si fa le bistecche, giornata della bistecca, e da lì loro si scannano, si tirano, quello che vogliono, si cazzottano fitti, si offendono, si mandano a quel paese, di tutto e di più. Poi da quel giorno si compatta l'ambiente, la mattina dopo si fa un bel comunicato stampa di quello, d'accordo, che si deve dire, come si deve dire, come si dovrà dire da lì al 24, e la società va, come faceva Vittorione e Cecchigori a Villa Cora, prende un appartamento regale, si sistema in città. L'ho sempre sostenuto. Quando in seno a una società il presidente è perennemente uccel di bosco, può succedere di tutto. È vero, questo è verissimo. Gabriele, di questi quattro ingredienti, esoneri Pioli anche tu? Sì. Quindi siete due a due, ribadisco. Urli, tu società, con i giocatori? Faccio più casino di quanto la gola me lo può permettere. Poi esci allo scoperto e dici, succederà questo, cioè fai come dice Stefano? Sì. No, io credo. Aggiungi che... un altro ingrediente nella tua ricetta da medico guaritore? Subito, immediatamente, senza far passare neanche 10 giorni, 3 giorni, 1 giorno. Ora. Immediatamente. Perché io mando via Pioli, prendo chi vi pare, Donadoni è libero, chi ti pare, prendo Donadoni, lo presento, c'ha la sosta per lavorare, si ripresenta poi contro il Torino che mi sembra in gravissima difficoltà. Enorme. Riparto e mi preparo a quella partita con un'alimentazione nuova, un'euforia nuova, magari anche un modulo diverso, un'interpretazione diversa che mi può portare a fare la grande impresa a Bergamo. E sposo l'idea di Tommaso, deve essere cominciare la partita. Cominciare a pomparla ora. Sì, da ora in poi. A proposito di pompaggi, pompiamo quello che fai, caro Stefano Ballerini, con Firenze Viola Super Sport. Allora, no, hai portato una stenderia di maglie ho davanti. Ho portato 3 magliette. Allora, chiedi a Gabriele di aiutarti. Domani allora, mattina... La prima. L'ordine di orario. Alle 11.30 sul canale 196, la diretta di Fiorentina Baseball, Firenze Viola Super Sport, che torna a metterci il nome, contro la Pianorese, stadio del baseball, Pier Paolo Cesare Vita Baseball Stadium, perché io l'ho intitolato così, perché in assessorato allo sport fanno i ringamboni e da 3 anni non sono venuti a fare ciò che avevamo promesso. Per cui all'11.30 per la prima volta una partita di baseball in diretta. Poi, orario. Alle ore 15 giocano i Medici al Rufino Stadium, per cui domani pomeriggio alle 3, diretta della partita dei Medici. E poi, domani sera alle ore 18, 17.50-55, la Fiorentina tutto. Basket gioca a San Marcellino con la San Giorgese, diretta sul canale 196 di Firenze Viola Super Sport. Grande tanto Stefano, bene così, tanto lavoro come sempre. Adesso andiamo a vedere, visto che siamo in dirittura d'arrivo, il lavoro di Stefano Borgi con il fotoquizzone. Sì, bello. Preparatevi e
Scavate bene nella memoria. Oggetto che c'è, Greta? Stefano Borgia e Museo della Fiorentina. Brava, grazie. Ricordiamolo sempre. Grazie, grazie, grazie. Brava, Greta. Però grazie. Anche Stefano lui Borgia su Facebook ogni tanto, se andate a leggere, spara bordatine, bordatone, bordatine. Via, via, io voglio so vincere, niente. Dai. Vai, non so niente. Voglio vincere. Oggetto del fotoquizzone di stasera, eccolo qui. Sì, Eraldo Pecci. Perché? Perché c'è Torino-Bologna stasera e ovviamente... Tutti i quiz di Stefano sono comunque fiorentino-centrici. Allora, Eraldo Pecci, il 13 dicembre dell'81 in Bologna-Fiorentina, sì. 0-2, segnò un gol che entrò nella storia. Perché? Perché? Perché fece morire Buon Pasini al microfono da Bologna. Quando magari segnò dopo 2 minuti e mezzo, già faceva freddo, c'era la neve per terra, domenica freddissima, gol raggelante di Pecci e Pasini si sente male e nella giornata purtroppo decede. Davvero? Così, assolutamente. Anch'io, l'ho saputo questo, è una Stefano Pecci. Però allora, ti sfido. Perdonami, scusami Giorgio, da quiz... Ah, che noi tre ne eravamo... Non eravate nati. No, io ero nato da un anno. Questo è l'anzianità di servizio. Il secondo gol, il secondo gol del 2-0, chi lo segnò? Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua. Ah. Nella Fiorentina? Peggiori. No. Monelli? No. No. Ormai sparate nomi a caso. Che anno era? Non lo so 81. Renzo Contratto, no. Pecci e? Pecci e? È stato un centrocampista. Oh. Chiediamo a casa, scusa. Prova a chiedere a casa, un minuto di tempo perché è facile. È stato un centrocampista che Merlo. Ha giocato anche a Vicenza. Merlo? No. No, ha giocato anche a Vicenza. Mi pare, se non ricordo male. Vabbè, vediamo se cosa succede. Vabbè, poi te lo dirò. Pecci. Otero era del Vicenza e ha segnato 4 gol alla Fiorentina. Ma quella è un'altra storia brutta. Guidolin, poi quella è un'altra storia brutta. L'uomo che saltava davanti alla panchina? Che vediamo se Greta ha qualche nome che arriva, ma è difficile. Stefano Borgi stasera è difficile. Ero lì. Luciano Miani. Chi? Luciano Miani. Miani? Ah, Miani. Bravo. Era arrivato adesso. È arrivato adesso. Chi ti ha risposto? Miani. Chi? Non si sa chi è. Miani era la risposta giusta. Antonio. Grande Antonio, numero uno. Grazie a Stefano Borgi, che so già che per domani sera, visto che c'è il derby domani sera di Milano, ha preparato tutta una cosa strana, particolare, ancora da raccontare. È stato un sabato sera. Possiamo sapere prima. Io e Tommy vogliamo giocare, scusa. E giocare, preparatevi. Allora, domani sono gli 80 anni di Giovanni Trapattoni. Grande, già, è vero. E oltretutto, questo turno di campionato. Il cap è libero, sì. Sì. Diamo la panchina al Trapp. L'abbiamo trovato. A me non mi dispiacerebbe. Ragazzi, grande Trapp. C'ha più non grinta. Non dir gatto se non ce l'hai nel sacco. C'ha più grinta lui a 80 anni. Hai lanciato un'ideona, Sì. Trapp. Hai lanciato un'ideona, Ragazzi, io posso dirti la mia? Un'ideona. Vai al 24 di aprile a Bergamo, no. Li apri in due. Perdonami, tutti quanti. Perdonami. Se te mi dai un foglio, io lo firmo adesso, davanti a tutti. E credo che anche la piazza lo apprezzerebbe in modo... Sì. Ma siccome Trapattoni ci segue in streaming, io ne sono sicuro, Giovanni torna! Grande. Ne abbiamo bisogno, per grande. Dio! E oltretutto... Se te mandi via Pioli ora, lo spogliatoio deflagra. Questo può dare correttamente vero. Ma il rap è proprio giusto. Questo può darsi. Ipotizzalo. È correttamente questo vero. Questo può darsi. E vi allora, dicevo. Ed è per questo che nessuno... Manderà via, però pensate mediaticamente. Bellissimo. Arriva Trapattoni. Bellissimo. A Marcord. Il giorno dopo Bergamo esci fuori. Allora, dico una cosa: pensa se alza la Coppa Italia. Ciao. Vabbè. O se addirittura dà un incarico così a Bati nel mentre. No, ora non detto questo, vi lasciamo in compagnia della conferenza stampa di Stefano Pioli di ieri dopo Cagliari, ringraziando Stefano Ballerini, Firenze. Buonasera, Viola, grazie mille dell'ospitalità, prestissimo la settimana prossima. No, settimana prossima dormiamo tutti quanti perché c'è la sosta. Ah, c'è l'anno, andiamo bello, fra sì, 15 sì. giorni. Grazie a Gabriele Calderon, labaroviola.it. A voi buonanotte. Grazie a Tommaso Mattei. Grazie a te, Giorgio. Grazie a Lucia Petraroli, buona che invece serata. Martedì sei con Casa Viola, esatto, vero? Esatto, martedì alle 21.45 tutti pronti con Casa Viola. Grazie a Greta Beccaglia che ritroveremo domani sera. Ciao Greta. E grazie a Mazzarri, direi. Come no, con il Bologna che chiude in 10 per l'espulsione di Lianco. E mi raccomando, domani tutto il giorno sul 196 fino a che poi non c'è la riunione. Sì, ma va bene, segnale, tutti, anche la domani, tutti i giorni, però, tutti i giorni, tutti i giorni. Adesso Stefano Pioli, grazie Massimo.
Stefano, ho visto un approccio su tutta la partita completamente sbagliato là fuori, nel senso che su una squadra che non mi sembrava, non so se ho concentrato, ho visto molti errori nel contoraggio, passaggi, ho un'interpretazione sbagliata, c'è stato anche per l'episodio di Cecchierini, poi hanno potuto trovare la buona. Perché entrare in campo? Che cosa deve recuperare la squadra e che cosa eventualmente sembra di aver sbagliato te nella trasmissione, non è che fatto di questa partita? La responsabilità dell'allenatore è una prestazione all'altezza, ci sono sempre. Ci sono sicuramente anche per questa serata, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, nel senso delle scelte da fare, soprattutto in posizione, questa sera siamo partiti troppo deficitari perché al di là della pressione dei cadri, soprattutto nel primo tempo c'era la possibilità per costruire meglio, c'era la possibilità per creare più difficoltà al Cagliari, ci siamo usciti un po'. Non credo che sia stato sbagliato l'approccio dal punto di vista mentale, credo che sia stato proprio una serata dal punto di vista tecnico insufficiente. Grazie. È un momento particolare, vedo, per il campionato, per la stagione, per la sconfitta stasera, almeno per quanto riguarda il campionato, forse allontana definitivamente, no? La Fiorentina da quel migliorare l'ottavo posto l'anno scorso. È chiaro che le ultime tre partite dove abbiamo raccolto il campionato un solo punto con la Lazio ci ha allontanato. L'importante è che stiamo ricorrendo da un po' di tempo e se non vinciamo le partite non possiamo sperare di accorciare le classifiche, non possiamo sperare che quelli davanti va dentro, anzi quelli davanti sono forti e quindi faranno punti. È un peccato, questa sconfitta qua non ci voleva perché al di là delle assenze che avevamo la qualità in campo per dover far meglio, per uscire dal campo così difficile, perché Cagliari in casa ha perso solamente in misura con l'Atalanta e il Napoli, quindi significa che qui ha pareggiato il Milan, ha pareggiato il Torino, ha pareggiato la Sampdoria, però noi si voleva fare risultato, si voleva fare una prestazione migliore, questo è inevitabile, adesso dobbiamo assolutamente capire perché facciamo certi errori, capire perché al di là degli errori tecnici in posizione abbiamo preso un bruttissimo gol, perché abbiamo preso tutto gol per come ha operato la partita, per come sapevamo la pericolosità del Cagliari su tre persone e non ventolare con tanti giocatori, ma per perso quel inserimento e tirarci sulle maniche perché la stagione è ancora lunga, perché dobbiamo riprendere velocemente a giocare come sapevamo. Buonasera, io sono Roberto della TL 125. Tornando alla partita, nel secondo tempo, oltre alla fine agonistica del Cagliari che è partito con un TV fortissimo, abbiamo avuto la sensazione che la Fiorentina, soprattutto quando doveva uscire dalla propria area, soffrisse il panico, diciamo. Abbiamo avuto diversi errori. Volevo capire se era la sensazione della tribuna oppure. Allora, le caratteristiche del Cagliari, tra virgolette, sono molto diverse dalle nostre, nel senso che il Cagliari anche in difficoltà di vento contrario nel primo tempo, al Cagliari spesso comunque anche in situazione normale supera la linea mediana per agitare su Pavoletti e poi dopo andare sulle seconde parti. Noi non abbiamo queste caratteristiche, quindi è inevitabile che noi dobbiamo provare per le caratteristiche dei nostri attaccanti, Muri, Chiesa, Miraglia, sono giocatori che dobbiamo, per forza dobbiamo costruire da dietro, per forza dobbiamo fare la pallone su terra, veloce, solo che oggi non siamo stati non bravi tecnicamente, ma secondo me nemmeno tecnicamente, perché siamo stati con tanti giocatori a lavorare tra le linee, ma con pochi giocatori a attaccare la profondità. E quindi è chiaro che noi anche nel secondo tempo di giocare palla sopra e salire facciamo fatica, noi quando dobbiamo scavalcare dobbiamo calciare su di dentro, cioè vincerci un duello di testa, ma al di là del vento c'erano le situazioni, c'erano le posizioni di campo che ci potevano permettere una posizione migliore, la pressione del Cagliari c'è stata, siamo anche abituati a certi pressioni, con più precisione, con movimenti migliori si possono anche superare certe pressioni. Salve mister, Giacomo Brunetti di Ragnos.com. Dopo la partita contro la Lazio sappiamo se le sue parole possono essere interpretabili da una parte o dall'altra. Parlando di stagione ancora lunga, da qui al ritorno in semifinale di Coppa Italia manca ancora molto, la sensazione di oggi, vita di sconfitto, insomma, lontana Fiorentina, ecco, ha paura che magari i suoi progetti, i programmi, visto che ha già deciso, quindi via le sconfitte e alla distanza dell'Europa possano in qualche modo dare un problema in
vista poi della semifinale, questo cammino in parlo. Voi o tutti o quasi tutti avete interpretato o già deciso sul fatto che ho deciso se andare via o se rimanere. Dopo 2 anni io ho deciso cosa mettere sul piatto, perché l'esperienza comunque 2 anni, dopo 2 anni finisce comunque il primo, tra virgolette, ciclo, tra virgolette, percorso, e ci sono state cose positive e cose negative che io devo assolutamente mettere sul piatto. Quando ci sarà il confronto con la società, ho deciso cosa mettere sul piatto, ho deciso cosa dire, non ho mai detto e mai pensato di aver deciso se andare via dalla Fiorentina, se rimanere alla Fiorentina. Quando ho parlato, siccome leggo di posizione più debole in questo momento, posizione più forte, di nervi scoperti, io non ho né nervi scoperti, devo sereno all'inizio dell'anno, cominciando la stagione in scadenza di contratto, devo sereno, motivato, determinato. Non mi sono mai sentito così bene in questo anno e mezzo, in nessuna parte dove sono stato bene anche in altri posti, ma dentro il centro sportivo io, grazie a ai giocatori, ai ragazzi miei, ai massaggiatori, a tutti quelli che ci fanno lavorare bene, io lavoro benissimo, sono contentissimo di andare alla Fiorentina. Ho detto, ho deciso, ma voi avete interpretato che ho deciso di andare via, io non ho mai detto, né dico che ho deciso di rimanere, ho l'idea chiara in testa, nel senso so cosa ha funzionato, so cosa non ha funzionato, per ripartire da un altro, in un altro percorso, se la società vorrà incontrarmi per parlare. Io so cosa dire questo. E non credo che le mie parole, e non credo che adesso il problema sia Pioli rimane, Pioli non rimane. Fino all'altro giorno Pioli a nessuno interessava cosa facesse Pioli in futuro, adesso il problema sono io, no, assolutamente. Non deve essere così e non è così. E casomai, se la squadra, io conosco bene il rapporto con la squadra, se la squadra pensasse che i risultati della alla fine potrebbero incidere sul mio futuro, questa sarebbe una motivazione ulteriore, non una cosa che può penalizzare. Buonasera mister, Paolo Camenda, Italia. Le chiedo un parere sulla prestazione di Muriel questa sera, che è stato un po', diciamo, fuori dal gioco rispetto al solito. Magari si è visto più nel finale, quando aveva più campo davanti a sé per proporsi un contropiede che durante, diciamo, i primi 70-75 minuti. Cosa non ha funzionato in questo senso? E poi ti chiedo invece quali sono i margini di crescita di questa rosa, che a me sembra molto buona comunque come base, è molto giovane anche. Io credo che sia tutto le difficoltà che hanno avuto i nostri attaccanti, anche Luis, sono tutti dovuti al fatto che non abbiamo costruito bene. Non abbiamo giocato un calcio pulito, non abbiamo creato situazioni sulle zone numeriche e non sono arrivati palloni ai nostri attaccanti particolarmente importanti per determinare che dopo qualcosa con le loro qualità. Poi è chiaro che in qualche situazione comunque hanno avuto la possibilità di sfruttare qualcuno contro una, probabilmente possono andare in una serata migliore anche per loro. Nell'ultimo minuto Luis ha avuto un controllo di palla nell'area avversaria che di solito lui fa meglio di poter permettere di concludere. Non è stata la serata migliore, ma non è stata la serata migliore. Noi abbiamo un certo tipo di gioco che, se non riusciamo a mettere in campo, i nostri attaccanti vengono sicuramente penalizzati. La squadra deve tornare a giocare come sa, e nelle 2 ultime trasferte non c'è riuscito. In tutte le altre partite l'avevamo fatto sicuramente bene, sottolineando il fatto che è sicuramente vero che stiamo subendo troppo gol, però ne abbiamo anche segnati tanti, però è chiaro che dobbiamo cercare di essere più attenti nella zona vicino alla nostra area.